Va bene. Siamo tornati. Ah, va bene, dai. Piccolo sollievo. Così mi piace. Ma quante volte lag? Ciao di nuovo. C'è pure la connessione lenta. Va bene, ma questa volta credo che ci siamo. Creiamo il gruppo privato di nuovo. Questa volta va, dai, questa volta va. Abbiamo trovato le impostazioni giuste. Non deve laggare, però. Bibidi bobidi bu, non laggare. Cosa posso farci? Sto facendo un sacco di prove Monix Sun. Mi sto veramente ammazzando per fare le prove, per portarvi queste live streaming. Wow, sta andando bene, dai, non sta laggando più. Ok, mi sta piacendo, fantastico. Ragazzi, entrate. 8 gare, sono. Ammazzando per fare le prove, per portarvi queste live streaming. Wow, sta andando bene, dai, non sta laggando più. Sì, infatti, confermo, non sta laggando più, ok. Masho Man, se n'è andato definitivamente? B59 la velinese, tutte velline con noi. In bocca al lupo. B50. Dov'è finito Masho Man? Masho Man! Oh, mi si è messo a dormire il gatto. No! Ah dai, butto il gatto dalla finestra, Masho Man viene a giocare con noi. Azione. Ma se Masho Man non entra, non si inizia assolutamente. Se manca la mia spalla destra, io mi butto dalla finestra. Tipica frase ignorante del momento. Niente, Masho Man mi ha abbandonato. Va bene. Nel frattempo cominciamo. Cominciamo a fare a squadre. Oggetti normali. CPU. Difficile, tutti i veicoli, 8 corso. Ok, riconfermiamo le impostazioni prima. Ma butta di te, povera finestra, povero gatto. Quindi butta della finestra e inizia. Ok, sono entrati Yoshi, Tunnel, Simon, Ray K, Philip, Snook, Monix, Christy, Umbrella Man, Masho Man. Non sta entrando. Sta accarezzando il gatto. Non sta allucinando. Masho Man preferisce il gatto a meno che tanto relax. Allora. Allora, io siamo io, Luke. No, Christian non ci voglio stare. Christian, io, no, io, no. Io, Luke, Monix, Umbrella e Simon. Ok, contro Yoshi, Christian, Tanan e Ray K. Io ne ho 5. Porca miseria, c'è praticamente l'allevamento di gatti. Masho Man, se vuoi entrare, entra nella squadra blu. Che sei con Yoshi, Christian, Tanan e Ray K. Così almeno siete 5 contro 5. Ma se non è andato nessuno, dai Masho Man. Sei in modalità, ok. Deve entrare nella squadra azzurra. Dai Masho Man. Ma perché ti ha messo in modalità spettatore? Se in realtà la possibilità di entrare c'è. Dai Masho Man, entra adesso. Ti do tutto il tempo del mondo, guarda. Prima o poi dovrai entrare. Dovresti andare nella squadra blu. Perché così facciamo 5 contro 5 in teoria. In teoria dovrebbe essere così. Non so se Masho Man è riuscito a entrare. Ma vedo che la live sta andando bene. Dai, abbiamo trovato le impostazioni corrette. Il settaggio corretto. Anche per Mario Kart 8 Relax. E questo mi fa veramente diventare felicino. Niente, Masho Man purtroppo parteciperà dalla prossima gara. Ne perde sempre una. Sono 8 gare, perdere una è importante. È importante veramente, purtroppo. Perderne una. No! Porca miseria! La pista più odiosa di tutto Mario Kart 8 Deluxe. La Rain Excite Bike. Philip, Yoshi, Luke, Umbrella, Monix, Christian, Bob Tunnel, Simon, Ray K. E l'altro? Cacchio è? Vabbè, lo scopriremo presto. 2 1 Partenza.
boom, subito colpito. Speriamo di no, dai. Speriamo di no, speriamo che sopravviviamo. Ditemi se lag, ditemi se va bene, perché per me è importante qualsiasi notizia che mi viene fornita dagli esteri, che siete voi gli esteri. Vai, conquistata fantasticamente la prima posizione, incredibile davvero, subito conquistata la prima curva, sembra davvero un miracolo, ma Yoshi mi vuole sbattere qualcosa di brutto in faccia. Vediamo se riusciamo a superarlo, vediamo se riusciamo a garantirci un'ottima prima posizione. Guardate, guardate Luke, no Luke, non me la sbattere, porca miseria, incredibile ma vero, Luke sta cercando di sbattermi tutte le banane. Oh, porca miseria, e lo sapevo che mi avrebbero preso, lo sapevo, è precipitato giustamente in quinta posizione, ci sarà tutto da rifare giustamente. Queste sono delle piste più cretine del mondo e voi le scegliete apposta per farmi gridare veramente sangue, per farmi gridare veramente veleno. Sono per ora nella fantastica quarta posizione, si fa per dire, che sarebbe veramente tutto oro colato, almeno finora, visto che è una delle mie piste più odiate al mondo. Quarta posizione, però sta andando bene, sta andando veramente di lusso. Vediamo se riusciamo a superare questi qua, vediamo se riusciamo a garantirci un boost, boost preso egregiamente. Attenzione, bananina buttata, tre guscetti verdi che abbiamo tutti a portata di mano per uccidere più gente possibile. Attenzione, vediamo se riusciamo a prendere Christian, vediamo se riusciamo a prendere Tempestato di Sangue, e davanti di noi, vediamo se lo prendiamo. No, sì, maledetto. Niente, non siamo riusciti a prenderlo. Ma il guscio blu sta arrivando, guscio blu sta arrivando. E per Christian, che l'ha ucciso. Che palle, non ci credo neanche io. Sta distruggendo tutto, Christian è colpito. E ora sì, possiamo buon garantirci un secondo posto, che non è affatto male in questa gara Tempestata di Sangue. Vediamo se ce la facciamo, vediamo se riusciamo a avvicinarci a Luke, Luke Lucchetto, Luke Assassino. Vediamo se riusciamo a superarlo. È un po' difficile, ma ci proverò assolutamente. Non è assolutamente infattibile. Attenzione, siamo praticamente al letterino finale. Manca praticamente poco. Attenzione, vediamo Luke a prima posizione. E ora lo possiamo dire, vittoria della gara, prima posizione in seconda. Ah, lag maledetto. Toh, lag maledetti, li detesto veramente. Mi aveva dato l'impressione di aver vinto. Col cacchio che mi ha fatto vincere. Ma la seconda posizione va assolutamente bene in questo inizio di torneo allucinante. Luca ha vinto. Mi fa piacere perché fa parte della mia stessa squadra. Quindi ok, la squadra rossa sta vincendo alla grande. Mi ha fregato la connessione, ma al secondo posto va bene lo stesso, soprattutto se a vincere è un mio compagno di squadra. Mashman è entrato e l'ho messo assolutamente negli azzurri. Bene, bene, bene. Vai, si vede bene, si vede bene, si vede benissimo. Oh, si vede un capolavoro, si vede. Va bene, iniziamo l'altra gara, non perdiamo tempo, non perdiamo tempo, per favore. Dai, seconda corsa, bella, è uscita la mia pista preferita, allora sì, allora si può assolutamente fare. Bene, si può fare, seconda corsa, dai. 3, 2, 1, via, partenza immediata e conquistate immediatamente una fantastica prima posizione immediatamente subito. Date praticamente due ruote davanti a Luke e siamo garantiti la fantastica prima. Cerchiamo di mantenerla fino alla fine, cerchiamo veramente di portarla a casa nella squadra rossa, che di solito è la mia nemesis, ma questa volta mi dovrà portare fortuna, anzi mi deve portare fortuna assolutamente per la vittoria di questo torneo Tempestato di Sangue, che mi stavano attaccando là dietro. Meno male che l'ho fermati con una banana. Però sta andando veramente bene, sta andando veramente una meraviglia. Curva fatta praticamente col giradischi, prima posizione fantastica. Prendiamo power up importante, che sarà power up del no, troppo, no, si sta buggando, porca miseria, sta buggando il mondo. Mi ha dato solo le monetine, questo non va assolutamente bene, non va affatto bene, ti prego non bloccarti. Banana, fantastico, mi ha dato la banana, ok, e manteniamo la fantastica prima posizione. No, lo sapevo, la banana non doveva allontanarla, la banana, e mi stanno superando tutti praticamente. Ma Luke, incredibilmente, è lui nella prima posizione, che adesso è stato attaccato con un gruscio blu. E allora sì, e allora sì, col cacchio che è stato attaccato con un gruscio blu, non è vero, perché anche un bravo me mi ha superato verso l'interno e si è portato adesso lui a comandare la gara in prima. Maledetto Umbrella, sei nella mia squadra, razza di teppista, io se lo dovrò bruciare, mio stesso compagno, maledetto, tempestato di odio. Attenzione, chi c'è dietro, ma io secondo me è più garantirci dietro che davanti, non me ne frega, devo assolutamente vincere la gara. Non ho colpito nessuno, ci proverò di nuovo, vediamo.
Maledetto gioco buggato! Non mi ha fatto prendere praticamente a nessuno. No, non mi rovinare la gara. E mi ha rovinato la gara. Grazie mille, gioco demente. Me l'ha rovinata. Comunque, Cristian mi ha dato un piccolo bustino. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosina nei confronti degli altri funghettini arrivati proprio nel posto e nel momento giusto. E guadagniamo di nuovo la nostra buonissima terza. E di nuovo, che palle, Cristian! Ah, un guscio blu che l'ha distrutto. E di nuovo guadagnata la terza. Stiamo facendo una gara veramente allucinante. Possiamo finire il podio. Ce la possiamo assolutamente fare. Attenzione, siamo davanti al ritirino finale. Terza posizione. Ok, va bene, ci sta assolutamente. Ma Luke, incredibile, ma vero, sta vincendo e sta vincendo tutte le gare. Seconda vittoria di fila. Ottimo, veramente. L'ha portata a 30 punti questa vittoria. Luke vince tutto. Incredibile, ma vero. Questa sera Luke è caricatissimo. Vuole assolutamente vincere il mini torneo di 8 gare. Alla seconda gara ha già 8 punti di vantaggio. Al secondo che sono io. Incredibile, ma vero. Luke sta dominando questo torneo. Almeno con 2 gare fatte. Bene, bene, bene. Ottimo, ottimo, veramente. Mancano a questo punto 6 gare. E per ora ho ottenuto un secondo e un terzo posto, che non è affatto male, anzi diciamo che è abbastanza positivo. Diciamo che è abbastanza positivo. Che più positivo di così non ce n'è veramente. Ma un fulmine mai, infatti. Ma Luke, incredibilmente, silenzio stampa. Nonostante le grandissime vittorie di Luke, non sta dicendo niente. Squadre, ora li scassiamo. Bene, mancano 6 gare. C'è una piccola possibilità di vincere questo torneo. Non devo più fare errori. Non devo assolutamente concedere punti a Luke. E Luke deve assolutamente arrivare dietro di me. Devo assolutamente fare questo. Comunque, premesso che se dovesse vincere il torneo Luke, sarò felice per lui, perché è la prima volta che lo vince. Sempre se lo dovesse vincere, ovviamente. La prima volta che lo potrebbe portare a casa. Ok, la conda che sta partendo. Tutti che ballano praticamente in modo spensierato. Non vedo i miei messaggi. Ma non vedo i miei messaggi? Non so perché. Partirà la conta? Ti prego, non ci fate uscire. Dopo le 2 vittorie di Luke non voglio che ci fa uscire il gioco. Ti prego, sbloccati. Vabbè, meno male, si è sbloccata per in tempo. No, va, va, è andato, meno male che è andato. Sì, è Trodomo, e allora sì. E allora questo torneo lo potremmo indirizzare verso la nostra vittoria. La mia pista preferita in assoluto di tutto il torneo. Bene, e la stiamo giocando adesso. Partiremo dalla terza posizione, terza corsa, terza posizione. Tutto con bacia, tutto con gide. No, Luca è andato in crash. Non ci credo, non ci credo. Pazzesca questa cosa. Clamoroso veramente nel torneo di Frippi. Sono da 3, Luca è crashato. Ma non ci posso credere assolutamente. Vediamo se riusciamo a superare agevolmente. A questo punto, visto che è crashato, dovrebbe essere così. Infatti superato agevolmente e conquistato immediatamente la prima posizione. Ma Luca è crashato. Perso un avversario veramente valido in questo torneo. Mi dispiace veramente per lui. Attenzione, uno è morto immediatamente. Ucciso dal mio guscio rosso. E manteniamo la fantastica prima posizione. Vediamo se riusciamo veramente a portarla a casa. Vediamo se riusciamo veramente a vincere questo piccolo mini torneo. Assolutamente ci sta, assolutamente. Per ora il guscio rosso l'abbiamo evitato. E stiamo navigando in ottime acque per ora con la grandissima gara della Detrodomo, che è la mia preferita, è quella che veramente ci ho giocato di più, è quella che mi ha dato più soddisfazioni. E infatti per ora si vede che siamo al primo giro e concludiamo il primo giro nella fantastica prima posizione, che sarà veramente il lusso. Finita adesso il primo giro, fantastico. C'è Cristian, mi sto superando verso l'interno, maledetto lui, per ora lo lascerò andare perché tanto alla fine mi devo tirare un po' avanti. Cercherò di fare la cura più stretta e riconquistato di nuovo la fantastica. Ah, maledetto Cristian, maledettissimo, come ha fatto a colpirmi. Una cosa veramente allucinante la fortuna di Cristian. E siamo precipitati in terza posizione, almeno per ora. Maledetto Yoshi, Germania, che mi ha cercato di colpire col guscio verde. Maledetta, ancora che ci prova. Maledettissimo, maledettissimo veramente. C'è Cristian davanti di me. Cercherò a questo punto di ucciderlo, vediamo. Sì, ho ucciso Cristian e conquistato di nuovo la prima posizione. Volo dell'angelo, grande, grande, grande. Manca praticamente un giro alla fine. Speriamo che non succeda più niente. Speriamo assolutamente di non fare più cavolate. In realtà non ho fatto cavolate, perché gli altri mi hanno attaccato in modo vile. Vigliaco, fantastico, volo dell'angelo. Ancora buonissima prima posizione con Yoshi Italia, che è in seconda posizione. La sta mantenendo veramente con tutto il coraggio e tutta la forza. Fiogo! Sì!
fulmine è arrivato per loro. E allora sì. E allora possiamo veramente portare a casa questa vittoria. La possiamo veramente portare a casa. È praticamente nostra, nessuno ce la potrà togliere. Manca mezzo giro alla fine. La distanza nei confronti del primo è veramente siderale, veramente irraggiungibile in questo momento. Mi sono per gli altri, anche se mi stanno attaccando da oltre tomba, maledetti. Cercherò di prendere il power up, così ho una protezione sicura. Fantastico, guscio verde arrivato. Non c'è praticamente nessuno dietro. Siamo praticamente quasi al rettilineo finale. Ultima curva che mi porterà al rettilineo finale. E allora lo possiamo dire, vittoria della gara. Prima posizione e prima posizione del torneo. Incredibile ma vero, questa volta lo vinciamo. Sono carico, sono deciso, sono veramente assolutamente determinato a portare a termine questo torneo bene, in modo veramente allucinante. Luca, mi dispiace per il tuo crash, ha perso un sacco di punti, infatti povero Luke. E mi porta in prima posizione, secondo Luke a 32 punti, terzo Umbrella Man e quarto solo Yoshitalia a 11 punti di distacco, quando mancano solo assolutamente 6 gare dalla fine. Incredibile Yoshitalia, non sta avendo fortuna, pazzesco, incredibile davvero, fantastico questo torneo almeno finora. Una vittoria, un secondo e un terzo posto. Luke, poverino, purtroppo è crashato, ma è ritornato di nuovo in grande, in gareggiata. Bene, bene, bene. Fantastico, veramente. 4, 5, 6, 7, 8. 5 gare alla fine e 11 punti di vantaggio dal secondo. Anzi, da Luke, che in realtà ne ho di meno. Avete un culo forte, fatemi vincere. No, non te lo meriti Monix, mi hai fatto perdere una gara davanti al traguardo ieri, questo non me lo dimenticherò mai più. Va bene, molto meglio di quella pista tempestata di odio, è uscita questa bellissima pista di strada del fiocco. Ricordiamo, 37 punti, prima posizione Philip, secondo abbiamo il nostro carissimo Luca, che purtroppo è crashato e quindi ha perso una gara, peccato veramente. Ma comunque, siamo in prima posizione, partiamo primi da questa gara. Allora, si può fare tutto in questa gara. Via! Partenza fantastica e mantenuta egregiamente la prima posizione. Speriamo veramente di portarla a casa anche questa, che sarebbe un ottimo passo avanti per la vittoria di questo torneo. Un ottimo passo dai giganti che faremo assolutamente se la portiamo a casa, senza fare errori, senza fare sbavature, senza fare e concedere niente agli avversari da dietro che mi stanno cercando di attaccare pure col sangue. Per ora siamo nella fantastica prima posizione che la cercheremo di mantenere fino alla fine. No! Madonna, che idiota! Che errore della morsi! Sì, ora sto sbagliando, vabbè. Lo sapevo che una stronzata l'avrei fatta prima o poi. E l'ho fatta subito, la quarta gara, praticamente la gara dopo la vittoria. Peccato veramente! Purtroppo questa pista non la conosco molto bene, infatti si vede le stronzate che sto... no! Pure le fiamme! Vabbè, niente, niente da fare. Precipitato in settima posizione. Sarà veramente un casino riprendersi da questo shock praticamente assurdo. Veramente un casino. Settima posizione per ora. Ci siamo giocati praticamente una buona possibilità di vincere questa gara. Se restavamo primi probabilmente ci saremmo rimasti per sempre, per tutta la fine di questa gara. Ma invece niente, abbiamo praticamente sofferto tanto. Morixan, maledetto, non lanciarmelo dietro. Lo sapevo che ci sta provando, maledettissimo, a lanciarmi le cose dietro. Andare, andiamo, andiamo bene. Sembrando una lusso, sembrando una meraviglia. Fantastico, banane, banane che abbiamo per ora. È conquistata la fantastica quarta posizione. Mashomen è caduto, Mashomen è caduto in modo aggressivo e conquistata la terza posizione con un grandissimo super clacson che mi servirà assolutamente per difendermi. Maledettissimi, guarda che mi stanno attaccando pure col sangue. Sì, shock arrivato. E allora sì. Allora si può assolutamente provare a vincere questa gara. Si può assolutamente fare. Vediamo se riusciamo a superare Rona. No, nel posto sbagliato. Che palle, questo guscio rosso è arrivato alla oltretomba. Ma sono ancora terzo. Dai che si poteva ancora recuperare tutto. Dai che si poteva ancora provare a vincere questa gara. Non è infattibile. Si può assolutamente fare, ma devo tenere duro, assolutamente devo tenere duro. Vediamo Ronan, Ronan colpito e conquistata la buonissima seconda posizione. No, mi ha tolto il fungo! Maledetto questo gioco tempestato di ignoranza. Porca miseria, Ronan mi ha superato di nuovo, ne approfittate. No, non mi prendere al volo. Ok, non mi potrà prendere al volo. Ronan, forse lo prendo, vediamo. Per pochissimo, ma comunque mi devo accontentare di una buonissima. Attenzione, quarta posizione, va bene comunque, va assolutamente bene. Considerato che quelli che sono arrivati davanti di me erano molto dietro nella classifica, va benissimo così. E rimango primo nella classifica mondiale con 46 punti, ma Christian diventa secondo con 39. Attenzione a Christian che si sta avvicinando, ottimo veramente. Sta diventando adesso più interessante. Ah, Luca ha perso tutti i punti.
Peccato veramente, abbiamo perso un ottimo contendente di queste gare. Peccato veramente. Ancora prima nella classifica, dopo 4 gare. Ottimo, veramente, ne mancano solo 4. Ne mancano solo 4. E niente, altro giro, altro fumino. Non ci avete davvero un culo non indifferente. Ottimo, dai. Quando è così, la fortuna a volte deve anche un po' assistere, no? Ok, partita la conta. Mancano 4 gare. Dobbiamo portare a casa almeno una vittoria. Per grandirci il torneo, almeno una. Bene! No, di nuovo! Che palle! Di nuovo la strada del fiocco. Guarda i messaggi di prima. Phil, non posso più giocare ormai, crasho sempre. Sarò solo uno spettatore. Continua a crashare. L'ho letti tutti. Va bene, di nuovo questa gara. Partiremo questa volta dalla quarta casella della fila. Speriamo di vincerla. O anche un podio va bene. Con Christian fuori dal podio. Via, partenza veramente buona. E guadagnato immediatamente una fantastica cretinata veramente che ho combinato. Ma sono ancora comunque nella buonissima seconda posizione. L'ho finito un pochettino fuori pista, ma l'ho recuperato immediatamente grazie alla accelerazione micidiale che c'ha questo car. E infatti ancora continua ad andare fuori pista. No, Mascio! Porca miseria! Sei un maledetto mascifero! Decima posizione, perfetto. Lo schifo praticamente sta iniziando l'orrore. Speriamo che non continui, speriamo che ora si fermi questo orrore assassino. Ma siamo per ora precipitati comunque nella tristissima decima posizione. Recuperare sarà un pochettino un casino, ma ci proverò ovviamente, perché l'unica cosa che mi rimane da fare è il tentativo e la speranza, perché è l'ultimo a morire. Attenzione, prendiamo questa scorciatoia, continuiamo a prenderla, andiamo veramente egregiamente bene. Attenzione, andiamo bene. Terra stellazza, vediamo cosa riusciamo a fare. Vediamo quando ne riusciamo a superare. Attenzione, quinta posizione, ottimo. Abbiamo recuperato veramente un casino. La quinta posizione va per ora bene. Ma non devo fare le cazzate, che ne ho fatto una praticamente madornale. Guarda come mi sbatte la banana in faccia Christian. Non me l'ha sbattuta benissimo. No, ti pareva che desse questo power up demente? Muori maledetto, non mi prenderai. A cacare Christian, sì! Muori con lo shock maledetto. No, ma cosa cazzo mi ha preso? Dai, questo gioco è stronzo. Mi ha fatto prendere da qualcosa che non ho ancora capito. Che palle veramente, guarda che palle assurde. No, ma non è possibile, ma cosa mi ha preso? Porca miseria, ma lo vedo nel replay questa cosa. È veramente una cosa allucinante l'oggetto che mi ha preso. Mi ha fatto pure indietreggiare. La cosa vergognosa è questa. Sono precipitato adesso in sesta posizione. Non mi colpite via, non mi colpite qui. Che palle, porca miseria. È veramente uno scandalo ogni volta che si comporta così questo gioco. Adesso dobbiamo veramente recuperare tutto. Speriamo di farcela. Buono funghettino arrivato. Funghettoso arrivato, fantastico. Vediamo quando riusciamo a recuperare. E vaffanculo, veramente forte lo dico. Lo shock è arrivato nemmeno. Vaffanculo veramente forte. Vaffanculo a tutti quanti. Veramente andate tutti a cacare. Lo sapevo, qualcosa deve succedere. Come se attivaste qualche cacchio di chic di merda. È veramente allucinante. Vediamo dove finisco. Vediamo, cerchiamo di limitare i danni. Settima posizione, niente da fare. Classifica finale, la leggerò, vediamo. Christian è arrivato secondo, giustamente. Ed è ancora secondo nella classifica mondiale. Dai, almeno questa è una cosa positiva. Mancano 3 gare, sono ancora prima nella classifica mondiale. Giustamente questa cacchio di gara. Io ancora non ho capito cosa cacchio mi ha preso mentre prendevo il volo. È una cosa veramente imbarazzante non capire cosa mi uccide. No, Luca Cattagirone ci abbandona. Peccato veramente. Speriamo che ritornerà più presto. Allora, incredibile ma vero, ho praticamente perso un sacco di punti, ma sono ancora primo nella classifica mondiale quando mancano 3 gare dalla fine. 3 gare alla fine, è stata veramente una gara un po' stronza. Io non ho capito cosa cacchio mi ha preso lì. Sembra fatta apposta. Sembra che qualcosa mi debba prendere prima o poi. Nonostante che guardo continuamente a dietro e davanti. Robert Lewandowski, mi raccomando Robert, comportati bene e lascia like anche con questo account a questo punto, tipo 4 volte in questa gara. Elettrodomo, ti prego. Va bene, casa dei fantasmi, che non mi dispiace affatto. Vediamo classifica parziale. Filippo si ha 2 punti, secondo Christian 51 punti, terzo Yoshi a 47. Siamo tutti praticamente lì. Mancano 3 gare dalla fine, con questa inclusa. Bene.
diciamo che possiamo vincere il torneo, ma almeno una delle tre la devo assolutamente vincere, perché sennò è tutto vano. Una vittoria e due podi ci devono essere almeno. Almeno. Partenza però la venuta in modo siderale e conquistata immediatamente una buonissima. Attenzione, vediamo se ci dà un boost. Boost dato egregiamente e vediamo se ci portiamo nella prima posizione. Prima posizione egregiamente. No, finiscono giustamente fuori pista. Giustamente fuori pista, l'accelerazione era troppo, è troppo forte per me. Funghettino, funghettoso è arrivato, fantastico. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosina. Vediamo se riusciamo a portare ora nella buonissima, tutto sommato. Quarta posizione, abbiamo recuperato veramente tanto. Terza posizione, dai, vai che riusciamo a recuperare tutto. Dai che riusciremo sicuramente a fare il massimo da questa gara. Vediamo, Christian, quasi preso e non gira. Guardate, questa carta fa tanta fatica a girare. Ecco, che cazzoni veramente che siete. Vaffancappero veramente. Ottava posizione. E c'è un altro cretino, Simon, che mi sta... Porca miseria, ma Simon è duro a morire. E mi segue, mi deve rovinare la gara. Me la deve rovinare per forza, Simon. Non c'è nessuna potenza umana. Me la deve rovinare per forza. Ma per ora ho conquistato la ottima ottava posizione. Che non è vaffanculo, niente. È tutto contro di me. Basta, appena dico che c'è una piccola possibilità di vittoria, tutto praticamente viene distrutto, giustamente. Va bene, io non ci provo neanche più a vincere, perché tanto me l'avete tirata. Avete fatto fare prima tre gare ok, poi la distruzione totale. Ottava posizione, praticamente irraggiungibile, gli altri che sono lì davanti. È praticamente un torneo già perso, già mi sono pure rassegnato, perché tanto finisce sempre così tutti i tornei che faccio io. Se c'è qualche piccola speranza me la togliete con il piede di porco. Conquistata per ora, discretissima quinta posizione, ma Christian davanti di me. Christian se la sta cavando tanto bene. Christian per ora è lì davanti. Che porco maledetto! Maledetto! Christian! Sei un maledetto veramente! Tutti mi stanno violentando, vabbè, io lo so, torneo perso, va bene, torneo perso, vaffanculo veramente forte, vaffanculo a tutti. Per me c'è poco da fare, anche col portobir c'è veramente poco da fare, ma ci proverò tanto, perché c'era perso, tanto lo shock non arriverà neanche per scherzo, immagino. Vabbè, sta arrivando lo shock, quando deve arrivare non arriva. Cuscio blu che sta arrivando, giustamente ormai è tutto perso, è praticamente tutto perso. E concludiamo giustamente la nostra gara di merda nella schifosissima nona posizione. È fatto tutto questo torneo, questo gioco è tutto truccato veramente. Questo torneo è tutto truccato, assolutamente. 56 punti, Christian 57, un punto, Yoshi. E Yoshi quanti punti? Aspetta, forse non ho detto l'ultima parola. Non è detto l'ultima parola, attenzione. Sono a solo un punto di svantaggio da Yoshi e Christian. Bene, 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 e allora si potrebbe ancora vincere la gara. Bene, 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 bene. Perché Christian fa schifo? Che fa? Cosa ha fatto? Maledetto Christian. Comunque mi fa piacere che ancora il torneo è aperto. Mancano due gare e c'è un solo punto di svantaggio da Yoshi e da Christian, che sono tutti e due in prima posizione. Si può ancora fare, dai. Non è tutto perduto. Dopo l'ultima due gare di schifo ancora è tutto fattibile. Ed è veramente un miracolo dopo tutto quello che è successo. Sì, per il formaggio, dove tutto può succedere, dove tutto può accadere. E allora sì, allora Yoshi primo a 57 assieme a Christian e Philips a 56 punti con un solo punto di distacco quando mancano due gare dalla fine. Bellissimo questo torneo, assolutamente allucinante ed emozionante. Tutti e tre lo possiamo vincere. Forse ci sarebbe anche il quarto che non ho considerato, che non sarà tanto distante sicuramente da noi. Sarà uno dei tornei più belli questo assolutamente. Se questa gara finisce ovviamente con un buon podio, almeno ci spero veramente. Cerchiamo di prendere stronzi, dementi e ritardati, porca miseria. Neanche il tempo mi hanno subito preso con una banana, ma comunque mantengo per ora salto una discretissima terza posizione. Vediamo se riusciamo veramente a mantenere questo cacchio. E vaffanculo veramente, quando siete stronzi mi scendono apposta. E sono ancora quarto, va bene. Io comunque tengo destra sempre, sono una testa dura, devo assolutamente provare a vincere il torneo. Non me ne frega un cacchio, potete colpirmi come volete, ma io lo porterò sicuramente a casa, lo voglio portare a casa. E va, non si può portare a casa niente con questi pazzi. E allora me la gioco diversamente. Ok, bene, me la gioco diversamente allora, va bene. Passatemi tutti, va bene. E mi prendo gli smago, basta. Ho capito che normalmente non si può gareggiare. Per fortuna questa pista mi consente di prendere gli smago. E infatti cercherò di prendere tutti e di più, perché tanto io ho capito che queste gare sono tutte un pochettino truccate.
Io mi prenderò gli smart a questo punto, cercherò di fregarli in questo modo, ovviamente. Quasi impossibile, però ci proverò assolutamente. Funghettini, funghettosi arrivati. I gusci verdi sono telecomandati, veramente. Sono veramente telecomandati questi gusci verdi. Non si può vincere più. Me l'hanno tolta la possibilità. Mi hanno praticamente una cattiveria veramente che l'hanno accecati. Allucinante. Non si può vincere più niente. Non si può fare proprio un cacchio in queste cacchio di gare. Si avvicinano le ultime gare e diventano tutte impossibili, veramente. Decima posizione, fantastico. Strando una meraviglia. Lo shock giustamente per loro non arriva. Lo shock per loro giustamente non arriva, ma neanche per scherzo. Cosa riusciamo a fare? Non riusciamo a fare niente, però. Vediamo. Guarda, guarda come mi stanno attaccando pure con sangue. Una cosa veramente vergognosa. Vediamo Christian. Christian incredibilmente superato. Attenzione. Grandi momenti ci sono portati nella sesta posizione, ma non è assolutamente sufficiente per fare un calcio. Assolutamente. E concludiamo la tristissima gara nell'ottava posizione. Vaffanculo veramente. Come perdere un torneo per colpa vostra. Allora, distacco io e Christian, pari punti, attenzione. Seconda posizione, Christian è arrivato dietro di me. E Yoshi è a soli 5 punti di distacco. 5 punti di stacco, quindi se vinco l'ultima gara e Yoshi arriva dalla terza posizione in giù, posso ancora vincere il torneo? Incredibile, torneo fantastico. Dopo le ultime 3 gare di merda sono ancora in lotta per il torneo. Mi sembra veramente allucinante e allora devo assolutamente vincere l'ultima gara. Se vinco l'ultima gara, il secondo posto è sicuramente garantito. Ma se vinco l'ultima gara e Yoshi arriva dalla terza in giù, ho vinto il torneo. Grazie a un grandissimo torneo fantastico, solo che non ho visto la classifica. La leggerò un po' meglio, perché il quarto classificato non mi sembra affatto lontano dal primo posto. Infatti la leggerò un po' meglio. Sì! Nella mia pista preferita! Sì! Porca miseria! E se non vinco il torneo qua, non giocherò mai più. Allora, quarto classificato è Masho Man! Attenzione a Masho! Anche Masho Man può vincere il torneo, perché a meno 6 punti da Yoshi. Torneo fa... fantastico, non dobbiamo far vincere la firma. Vai a cacare Yoshi. Vai a cacare sangue. devi cacare Yoshi. Sei un maledetto pestifero. Questo lo voglio portare a casa, perché mi sto veramente impegnando a cercare di vincere questo torneo. Partenza veramente buona. Vediamo cosa riusciamo a guadagnare immediatamente a questa prima curva. Attenzione. Guadagnato un boost spettacolare. E mi porta immediatamente nella fa... No, Masho! Masho! Traditore, porca miseria! Mi ha colpito con una banana deliberatamente. Dai, dammi il boost. Grazie Monixan per il boost spettacolare che mi hai dato. Mi hai fatto comunque per ora guadagnare una buonissima quinta posizione. Sarà un buon casino cercare di recuperare tutto, ma ci metterò assolutamente impegno, ci metterò assolutamente orgoglio, ci metterò assolutamente determinazione. Che c'è? Quel cretino di merda di Cristian che mi ha colpito. Oh, l'hanno colpito anche loro. Perfetto, va bene, l'importante è questo. Guarda che stronzo, è veramente stronzissimo Cristian. Ma perché non te ne vai a cacare? Guarda, ma almeno fammi fare una gara decente. Quarta posizione veramente. Mi stanno facendo uscire i vermi, veramente. Sto diventando un mostro, assolutamente, di come sto parlando. Ma non me ne frega niente, perché siete troppo stronzi. Mi volete fare vincere un cacchio, ma io me lo voglio prendere lo stesso, non me ne frega niente. Quinta posizione almeno per ora. C'è Monix Sand, siamo davanti di me. Mi spingono pure Umbrella Man. No, basta con i funghi. Ok, fantastico, quarta posizione almeno per ora. Quarta posizione per ora ottenuta. Dai, che questa forse possiamo forse portarla a casa. È un po' difficile, siete 300 contro di me. È praticamente impossibile. Simon distrutto, fantastico. Simon distrutto e conquistata la quarta posizione. Terza posizione almeno per ora. Stiamo scavalcando la classifica. Non mi colpire, cacchio di guscio. Ok, no, ancora. Palle, palle, che palle veramente. È praticamente una cosa assassina questo cacchio di gioco. Attenzione, Yoshi, Yoshi, muori, sì, Yoshi è morto. Terza posizione, si poteva ancora fare qualcosa. Si potrebbe assolutamente fare qualcosa. Ron è davanti di me, un pochettino difficile raggiungerlo, ma ci proverò assolutamente. Sono in terza posizione, vediamo se riesco a portare a casa questo torneo. È un pochettino difficile, ma ci posso provare. Non è molto favorevole la situazione in questo momento, ma devo assolutamente... No! Non è possibile! Ma cosa cacchio mi ha colpito? Vabbè, questo gioco è pagatissimo. Sono ancora quarto, non ci credo. Dai Umbrella, fai il buon Umbrella, fai il bravissimo Umbrellino. No, ti prego. Ora Umbrella mi colpirà, giusto? Umbrella mi cercherà di colpire. Quinta posizione almeno per ora. Funghettini presi. No! Gliel'ha tolti! L'ha tolti a tutti! E vaffanculo, va! Vaffanculo! Proprio più forte di voi! Fammi finire questo torneo nella merda. Bene, concludiamo comunque la nostra gara. Ancora?
Porco cari, io mi salvo sto replay. È stata una gara buggatissima questa, veramente. È stata una gara buggatissima questa. Io non ci credo, non ci credo che tutte le ultime gare sono state veramente uno schifo. Non ci credo. Cioè, veramente, non riesco a capire. 300 volte colpito. Masho Man è riuscito a vincere il torneo. Incredibile, ma lui, incredibile davvero, mi hanno praticamente fracassato. Masho e Yoshitara sono vincitori uguali a par condicio. Comunque, vi dico una cosa, fate tutti schifo, proprio a tutti gli effetti. Mi avete fatto la vita impossibile, non è possibile. Non ho potuto vincerlo questo torneo, l'avete fatto apposta. Io voglio vedere l'ultima gara, quante volte sono stato colpito. Cioè, questa è la cosa che mi dà veramente sui nervi. Ma che dopo 1000 300 persone contro uno, ci credo. Doppio schifo più che altro. A parte che non l'ha neanche registrata l'ultima. Che palle veramente. Non l'ha neanche registrata l'ultima. Cioè, solo per dirvi quante persone mi avete colpito. Cioè, è impossibile vincere in queste condizioni, veramente. Questa è giustamente la penultima gara, perché l'ultima gara neanche me la fa vedere, però... Mamma mia, che schifo veramente. Che razza di iscritti assassini che c'ho, oh. Cioè, in tutti i modi. E poi nella maggior parte dei casi non capisco neanche che cosa mi prende. Cioè, io, guarda, ci sto attento 300 volte. Ci sto veramente attento 300 volte. Ma lo stesso qualcosa mi deve prendere. È una cosa assurda questa. Mario Kart! E infatti, vi organizzate tutti per far vincere a Yoshi. Ma Yoshi alla fine cosa vi dà? Porca miseria. Una presa in giro vi dà. Che palle veramente, va. Che palle assassine. Mi voglio battere solo i maledetti. Cioè, veramente assurdo. Tutti contro di me, tutti. Ce ne fosse stato uno che mi ha fatto un favore, niente. Preso da poi all'ultimo giro è stato clamoroso. Ero in terzo nella classifica mondiale. Banana, ma dove cacchio è sfondata quella banana? Non l'ho capito. Cioè, è allucinante, cioè, tutti banane. Ho visto gente che si spostava apposta, quello che si fermava, quello che chiacchierava, ma che fa? Gli rompiamo le palle, sì, e fiancheggiavano. Cioè, non è possibile. Io ho visto 300 cose allucinanti. Cioè, dopo che ho detto vittoria di fila, era 11 punti dal secondo, è successo il pandemonio, è successa la fine del mondo e non sono più riuscito a raccapezzarmi di niente. Niente, non ho più trovato la strada della risvolta, niente, non ho più trovato niente. Non c'è stato niente da fare. È impossibile. Poi un'altra cosa che mi dà fastidio: io sono primo e se il guscio rosso ce l'ha un compagno, cioè voi lo fate passare per lanciarmelo. Va bene. Questa è una delle scene più belle. Io personalmente non ho mai preso di mira Finanzi. Lo colpisco poco anche quando è mio avversario. Ma ce ne sono altri 8 però che non la pensano come te. Quindi questa è la cosa veramente allucinante. Tanto che non abbia... È importante che non abbia vinto Field. Ah, sei crashato. Non potevi crashare l'ultima gara? Io ci provo a fare l'ultima. Tanto lo so che è un po' come mettermi in croce, però... Cioè... La stavo vincendo. Se voi tutti non vi collezzavate a fare i cretini, l'avrei vinto quel torneo, perché era 11 punti di vantaggio. E nonostante questo, l'ultima gara era a 5 punti di distacco dal primo, nonostante tutta la foga assassina che avete messo. E l'ultima gara vi siete sfogati, la mia gara preferita, tutti che mi avete colpito. Comunque, Monix-san, addio favori a Monix-san, addio tutto. Ora vi tratterò tutti come nemici della patria, assolutamente. Vabbè, facciamone un altro, ma tanto lo so come andrà a finire. Andrà a finire a schifo anche questa. Allora, facciamo di nuovo la sfida a squadre, che è palesemente inutile. Oggetti normali, facciamoci più difficile. E facciamo 8 corse di nuovo a sto punto, perché tanto va. Che poi, infatti, la gente ci crede a Christian, la gente ci crede appena legge i messaggi. Dice, è veramente scarso. Vorrei vedere te nelle stesse condizioni che ti attaccano perfino le persone che non sono coinvolte. Vorrei vedere te, carissimo Christian. Va bene, facciamo che me la scelgo io la squadra, va. Io, Masho, e questa volta, siccome ho intenzione di vincere il torneo, mi prendo quel demoniaco di Christian, va bene? E mi prendo anche Umbrella Man, che sono quelli che mi hanno rotto più le scatole. Io, Masho, Umbrella Man e Christian.
Voglio vedere adesso chi mi attacca. Ultimo torneo della giornata. Vediamo adesso come va a finire. Sono curioso di vedere come va a finire il secondo torneo. Con Christian che è praticamente un mio alleato che non mi può attaccare. Con Umbrella Man che non mi può attaccare. Che mi hanno attaccato praticamente l'80% Umbrella Man e Christian. E l'altro. Ora ho tolto tutti quelli che mi hanno attaccato. Vediamo che cosa ne esce fuori. Sono curioso. Sono curioso di vedere adesso cosa succede. Vediamo come vi organizzate. Voglio solo che non mi rompi le palle, Marco. Voglio solo questo, ecco. Voglio solo che mi lasci vivere. Maledetti, veramente. Tempestati di odio. Mi sto veramente detestando. Allora, Animal Crossing, va bene. Ma io non ti ho toccato. Allora, mi ha buttato una banana praticamente davanti al traguardo. Ed ero davanti a... Ero terzo nella classifica mondiale fino a quel momento. Arriva una banana di Umbrella Man. Magia! Quarto nella classifica mondiale. Bene, fantastico. Vi amo a tutti, veramente. Il giorno che vi incontrerò vi abbraccerò tutti fino a soffocarvi. Di brutto. Ottava posizione. Tanto adesso mi attaccherete già dalla prima gara, perché mi avete capito che sono una minaccia alla vittoria di questo torneo. Che è fantastico. Qualcuno colpito. Ma è anche vero, conquistata per ora la buonissima quarta posizione. Vediamo se questa volta lo riesco a fare. Subito tolto il fungo. Oh, ma che palo. Ogni volta che c'è una possibilità di scappare da questi pazzi, subito me la tolgono. Bene, attenzione Ronan. Ronan è davanti di me. Ronan ha ucciso Christian. Grande Ronan. Sembra veramente il mio mito del giorno. Ronan è sempre davanti di me. Sto cercando a questo punto di allontanarsi un pochettino con Ray K che mi sbuca davanti come un salsicciotto. Ronan, che cacchio fa Ronan? Vabbè, ma Ronan sta laggando di brutto, veramente di brutto. È un lag di prima categoria. È sempre davanti di me, ma non sto capendo che cacchio sta facendo Ronan. Porca miseria, è un laggatore di prima categoria. Mi ha lanciato pure un guscio verde in faccia. Prendo un brand per prendermi in pieno. Non l'ho preso. Seconda posizione almeno per ora. Ronan lo sto tenendo a bada. Non sto capendo. Ronan è impressionante. Ronan ha una connessione veramente che fa caccare. Vabbè, questo funghetto mi consentirà di superarlo verso l'interno e mi porto nella fantastica prima posizione a un giro alla fine. Si può assolutamente fare. Vai a caccare, cretino che mi ha cercato di prendere. Ora mi sbatte in faccia. Guarda come mi sbatte in faccia. Ok, non era per me. Non era per me il guscio blu. E allora sì, allora si può assolutamente vincere questa gara. Si può assolutamente fare. Ronan è sempre dietro di me. Ronan mi sta accompagnando fino alla mia vittoria trionfale. Almeno spero che sarà veramente... no, Ronan. Ma vai a cacare pure Ronan. Porco cone. Ronan che sta laggando veramente come... Yoshi, cretino Italia che mi ha preso. Terzo. Quarto, le banane di Mashomen. Alla faccia di Mashomen che non mi attacca. Va a cacare Mashomen veramente. Cosa mi dà? Quarta posizione almeno, dai. Qualcosino di buono è uscito. Yoshi Italia ha vinto, Mash è arrivato secondo. Ronan è uscito dalla connessione. Va bene, non è stata male questa gara. Io ho messo il setup più scarso. Vabbè, grazie a Ronan crashato abbiamo guadagnato la quarta posizione. Yoshi giustamente dietro di me con tre gusci verdi non si è fatto sfuggire l'occasione di impallinarmi al muro. Bravo Yoshi. No, mi sei venuto addosso. Roma, what are you doing? Hai vinto perché Ronan è crashato. Perché infatti Ronan me lo sono trovato dietro di me. Sicuramente Ronan è affetto alla connessione triste. Però è strano sto Ronan. E di nuovo tornato dentro. Vabbè, sarà crashato sicuramente. Vabbè, quarto posto, prima gara, non è male, ma le altre devo assolutamente vincere a questo punto. Monde Wario, va bene, Monde Wario. Questa volta ce la giochiamo meglio. E è andato a mangiare, Monique San, entra di nuovo se vuoi. Siamo primo Yoshi, poi giustamente c'è Mashomen, Recap che è arrivato davanti di me. Veramente incredibile questa cosa, Recap ha guadagnato la terza posizione per ora della classifica mondiale. Sono felice per lui. 2 1
Via, siamo partiti, buonissima partenza, conquistata immediatamente una buonissima terza posizione, superato verso l'interno Mashomet che mi colpirà giustamente, vero? Non mi ha colpito ancora, no, no, e finisco sempre nel ghiaccio ogni volta quando faccio questa pista. Mashomet, fatti prendere il boost, boost preso, ma dove finisco? Nel muro, va bene, tutto sta combaciando finora con l'orrore, quarta posizione, ricordiamo che Cristian nella gara precedente non l'ho neanche visto, non so che cacchio di fine abbia fatto, ma tanto si attiverà ovviamente alla fine quando le vincerà tutte, giustamente. Quarta posizione, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa con questo funghettino che è arrivato miracolosamente nelle mie mani. Ottimo, è arrivato molto bene questo funghettino. Perché? Perché? Perché quel guscio rosso ha preso me? Tra 300 idioti che c'erano davanti di me, doveva prendere per forza me? Che palle fino a me. Banana contro i gusci verdi, questo è il classico praticamente dell'orrore. Io ho scelto, ho protetto un bomba luce, a quanto pare lo cercherò di stendere in tanti modi possibili e immaginabili. Vediamo, guscio blu, porco progetto! Ma porca miseria, è uno schifo giocare con voi, è diventato veramente un atrocinio veramente in continuazione. Io ho scitare davanti di me almeno un pochettino, piccola soddisfazione, un sorrisino maligno mi passo in fronte. Ma quei gusci verdi che appaiono così a cacchio, cosa significa? Che sta laggando il gioco oppure mi deve prendere per forza? Cosa significa? Stella stellazza, fantastica, adesso cerchiamo di guadagnare tutto quello che abbiamo perso. Certo, prendendo pure gli alberi. Va bene, montava poi, che schifo di gara. Palottolo B che mi stava prendendo, fantastico. Stella stellazza, l'ennesima di questa cacchio di gara ormai persa e defunta. Ciocca arrivato, stella per me. E allora sì, si può assolutamente pensare di vincere questa gara. Si può fare assolutamente qualcosa. Vediamo se riusciamo a questo punto a recuperare qualcosina. Guarda, guarda che Mamascio adesso mi ucciderà sicuramente. Mascio mi ucciderà sicuramente. Ok, fantastico. Vediamo cosa riusciamo a fare con questi guscetti rossi. Attenzione, guscettini rossi arrivati. Vediamo chi riusciamo a colpire. Vediamo se colpiamo a qualcuno. Vediamo. Non abbiamo colpito nessuno, giustamente. E mi ha preso con tutte le banane. Non si può giocare più. Non si può giocare più. È una palla questo gioco, veramente. Non si, con tutte le banane. Vabbè, Yoshi Italia accelera con tutte le banane. Ma dai, ma che è sto schifo? Io no. Ma scusa, ma Yoshi Italia può accelerare con tutte le banane? Me la voglio vedere meglio questa parte. Yoshi Italia ha accelerato con le banane. Che cacchio ho visto? No, me lo sto riguardando un pochettino meglio nel replay, aspetta. Yoshi accelera con le banane. Ah, ha attivato poi l'ultima banana e poi casualmente le tre, l'ultimo funghetto e poi le tre banane. Quindi di nuovo sono cresciato addirittura davanti ad un'altra qua. Sì, 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 porca miseria, sì. Devi crashare, Cristian, porca miseria. Le tue cheat non stanno più funzionando, ti stanno facendo crashare, meno male. Che ho fatto? Accelerazione e subito dopo power up delle banane. Tre funghetti e tre banane, fantastico. Monte Wario 13 punti, il primo ha 24 punti, già sono 11 punti di stacco al primo, bene, fantastico. È tutto in contrario questa gara, nuovo Monte Wario, va bene, dai. Cioè, stavo vincendo quel torneo, non è possibile, tutti sono coalizzati contro di me. 3, 2, 1, via. Quinta posizione. Da subito? Dai, ma chi è che aveva quel guscetto rosso dietro di me? Se anche il tempo me l'hanno spaccato subito. Ma che c'è là dietro? Lo schifo c'è là dietro? C'è proprio il team contro Philips dalla testa fino ai piedi. E sono per ora nella sesta posizione. Ogni volta che c'è una possibilità di vincere il torneo, ogni volta che dico stop per vincere un torneo, non è possibile, non si può vincere. Quarta posizione, 3, 2, 1, boom, giusto? Boom, giusto? Giusto? Quasi. Quasi, quarta posizione. Non mi fare prendere la roccia. Non mi fare prendere questa. Mi deve far prendere qualcosa il gioco. È pazzesco. Quarta posizione almeno per ora. Stiamo cercando di recuperare un Umbrella Man distrutto, fantastico, da qualcuno indefinito. Da Yoshi Italia, che sta andando verso un'altra vittoria assassina. Attenzione, guscio blu per... E per Yoshi. E allora sì. E allora sì. Maledetto. Porca miseria. Muori Yoshi, porco cane. Oh, vaffanculo veramente Yoshi.
mi sta rompendo veramente gli Zebedei assassini, no, ha fregato anche il power up Ronan assassino, ha preso il volo degli angeli Ronan, funghettino arrivato, fantastico, vediamo quando riusciamo a recuperare, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa, non gira, gira nell'albero, che okay, perfetto, ha girato bene questa volta questo card assassino, Bananina speriamo che la prenda Yoshi Italia, non ha preso un cacchio ed è per ora dietro di me che mi sta seguendo come un segugio, mi sta seguendo come un segugio assassino, speriamo che non gli riesca a prendere a questo punto, speriamo che... Yoshi, ma tu hai il puntatore automatico. Nessuno mi toglie in dubbio che c'è qualcosa di strano nei tuoi movimenti, veramente. Come cacchio io con le banane non riesco a prendere nessuno. Ogni volta come fai tu a prendermi con le banane? È una cosa vergognosa, è una cosa veramente indecorosa, veramente. Io non prendo mai nessuno con le banane, neanche dietro di me, e tu riesci a prendermi a 200 km di distanza. Yoshi, mi stai veramente facendo girare le palle, lo posso assicurare? Stronzissimo, la bomba va a cacare, superato Yoshi, e allora possiamo dire stronzo. Allora no, senti Yoshi, a me sinceramente mi stai rompendo le palle, cioè te lo posso dire chiaramente, eh, hai un puntatore automatico, secondo me hai un puntatore automatico, non può essere Yoshi, non puoi sempre prendermi in tutti i posti possibili e immaginabili, io ci sto lanciando le possibilità, guarda. Cioè, poi la bomba posizionata davanti al traguardo. Ma vai a cacare, Yoshi, veramente, dai. Cioè, io mi sto sforzando tantissimo a non dire niente, però... La banana, cioè, poi come cacchio fai a prendermi al volo? È allucinante, Yoshi, veramente. Sto faticando a credere che sia troppo normale sta così. Non riesco a prendere a nessuno, neanche dietro di me. Figurati quello che praticamente mi sta a tiro 200 km di distacco. Due anni a imparare a prendere la mira. Wow, fantastico. Bellissimo questo allenamento. Cioè, tu hai fatto l'allenamento per distruggere il prossimo. Che poi quella bomba, porca miseria, cioè, si è posizionata proprio davanti. Cioè, se si fosse posizionata dopo il traguardo, mi avrebbe colpito, ma avrei tagliato il traguardo. No, si posiziona davanti al traguardo, così non posso superare il traguardo. Devo essere prima colpito e poi mi supera davanti al traguardo. È veramente scandalo. Scandalo puro, veramente. 3, 2, devo vincere una gara. 1. Via, fantastica partenza, sono saltati tutti i motori, 12ª posizione. Toglieteli dalla mia vista, ragazzi, non vi posso portare più veramente. Grandissimo boost preso da niente, 10ª posizione per ora. Tanto tra più secondi mi colpiranno tutti, quindi, perché non è che mi colpite anche quelli dietro mi colpisce, tutti mi colpiscono. Io dovevo avere il proprio fantasma dall'inizio fino alla fine per salvarmi le chiappe. Non c'è possibilità di salvezza con questi pazzi scatenati praticamente fuori di testa. Oh, recap si è fatto prendere dal tram, ma non è vero, perché in realtà è ancora davanti di me. Ok, fantastico. Sono troppi lag stasera, veramente. Mi sta dando fastidio questa live. È troppo pieno di lag, è troppo pieno di cose strane. Bomba, bomba, anche quella stava laggando. Tra poco spariva la bomba. Io, Umbrella, ti giuro che ti farò a pezzi. Te lo giuro, Umbrella Man. È anche quello che mi causa più problemi. Dopo Yoshi e Christian sei praticamente in terza posizione tra quelli che mi causano più problemi. E in quarto mettiamo Mashomene, perché anche lui, guarda, sembra che lo faccio involontariamente, però anche lui si ci mette a rompermi. Dai, Monix, Monix, ha ammazzato Monix. Grande, grande, grande. Ci siamo vendicati della sconfitta di ieri davanti al traguardo. Buscetti verdi, giustamente, ci vogliono i buscetti verdi. Visto che siamo in quinta posizione, qualcuno sta per morire, qualcuno sta per crepare. Che giustamente Cristian col pallottolo B, perché mi ha preso in pieno. No, non si può giocare più, non si può giocare più. Io sto stentando a credere che siano normali queste gare, porca miseria, oh. È un casino e basta. Lanciamo questo cacchio di guscio rosso, vediamo chi colpiamo. L'altro Monix anche si ferma. Oh, Monix, però pure tu, non è che ci sto mettendo le scatole pure Monix. È pazzesco. 6ª posizione, fantastico. Yoshi sta vincendo, giustamente. Io lascio Man davanti di me, giustamente. Mettiamo i puntini su lui, magari c'è qualche possibilità di vincere questo torneo. Mettiamoli tutti, chiudiamoli tutti i puntini, giustamente. Non c'è proprio possibilità, manco di respirare. Recappa, recappa, recappa. Non di spostare all'ultimo secondo, che va bene, non si è spostato. 7ª posizione, va bene. Power up.
almeno, dai. Forse finiremo in un podio. Ci spero, lo voglio. E invece solo quarta posizione, va bene. Ho capito che non devo vincere il torneo. L'ho capito, ormai è una cosa troppo chiara. Yoshi ha vinto, Christian è arrivato terzo con lo shock. Allora, Yoshi è primo, Masha secondo. Ma Yoshi è una distanza troppo siderale, 50 punti contro i 32 di Philips. Difficile. Ma io non ho le setup buone, non lo vincerò il torneo. Io ti posso insultarti per quello che mi hai fatto l'ultimo giro. Non ti ho fatto assolutamente niente, perché quello che faccio io non me ne accorgo. Invece quello che mi fate voi è troppo palese, perché vi fermate. Io faccio la mia gara. Ma quanti oggetti avete? Doppi Gucci, rosso, bomba, triplo Gucci, vabbè. Quando c'erano Yoshi dietro di me? Quando c'era solo Yoshi dietro di me? Uno deve andare a vedere la Lazio. Ah, vero, che sta facendo la Lazio? C'è la Champions, vero? Me lo sono completamente dimenticato. Allora, siamo a non so quanti punti di svantaggio dal primo. Possiamo solo sperare in un secondo posto nella classifica demente. La pista epilettica, fantastico. Dicevano una banana singola in settima posizione. È assolutamente legale. Io farei la denuncia a questo punto. Ok, dai, 32 punti. Masha Mania secondo a 37. Posso puntare al secondo posto? Oddio, adesso che l'ho detto mi perseguiteranno col bastone sicuramente. Mi devo coprire le chiappe. Che palo, ogni cosa sta sempre in mezzo. Allora, ormai se io ci sono andata la vittima, la preda preferita di tutti. I piani di, giustamente, di trekking che hai fatto da Mario Kart Relax non vanno bene. Devi essere scarso come noi, mi dispiace Yoshi. Le persone troppo brave non le accettiamo nei live streaming, perché c'è troppo dislivello a quanto pare, e quindi verrai sempre, tra virgolette, detestato. Devi essere più scarso, ecco, questo è il consiglio che ti diamo. Allora, seconda posizione è attaccarmi un po' di meno, più che altro. Che scherzo, attaccarmi un po' di meno. Ok, sto scherzando ovviamente. Seconda posizione per ora, Ronan. Guarda come mi sta attaccando col sangue Ronan. Questo guscio è per lui. Per pochissimo, non l'ha preso per poco. Siamo comunque in una buonissima terza posizione. Non è assolutamente sufficiente, ma devo cercare di garantirmi almeno questo cacchio di podio. Devo aspettare che gli altri facciano un errore. Infatti uno l'ha già fatto, un errore grossolano, e ho guadagnato una buonissima seconda posizione. Ronan è sempre davanti di me, in modo abbastanza stabile, in modo abbastanza duraturo. Sembrerebbe. Ecco il tombo cretino che si abbassa apposta. Comunque, buonissima seconda posizione, potrei anche... Ma come fa? Sì, dai, Yoshi! Eh sì, sei una palla, però. No, ma non mi puoi prendere una distanza così vergognosa. Io non ci credo, non ci posso credere, dai. Yoshi, è troppo allucinante. Tu mi prendi una distanza troppo esagerata. Cioè, hai un puntatore automatico. Che cacchio hai, Yoshi? Giustamente, cosa gli dà Gucci Rossi? Seconda posizione, giustamente Yoshi non è contento. Deve colpirmi, no? Colpisce? Cretino Yoshi, mi colpisci? Fregato te! Tieni Yoshi, fregato, porca puttana, veramente. Mamma mia, che demonio che sei, veramente. Con tutto il cuore, Yoshi, questo proprio te lo regalo. È assolutamente incluso nel prezzo. Almeno due ore che si teneva con i Gucci Rossi. E meno male che non me l'ha buttati addosso. Meno male. Oh, io devo andare. Ci vediamo, ok? Ci vediamo alla prossima, carissimo B59 Game. Che sofferenza, veramente, Yoshi Italia. Mi prende da tutte le posizioni. Non ci posso credere, guarda. Ma poi non vedo neanche la banana cadere sopra di me. Cioè, io di solito... Yoshi butta una banana e io la vedo davanti di me e la prendo. Invece proprio mi c'entra in testa. Cioè, è come se avessi un mirino automatico. Ma Yoshi, te hai visto cos'era quel lag con il tuo? Cioè, veramente, io... Puoi essere bravo quando vuoi, Yoshi. Ma non sei un cecchino, però, cavolo. È troppo allucinante. Cioè, mi ha preso, ho visto pure nel replay quanto era distante. Ora li rivedremo insieme. I miracoli di Yoshi li rivedremo insieme alla fine di questo torneo. A che distanza mi prende? Cioè, lui mi prende una distanza impossibile. Ecco, una distanza impossibile. E mi c'entra in pieno, proprio me la fa vedere in testa. Ma quale mira?
troppo assurdo. Io l'ho visto che era praticamente, non so quanti metri, infatti lui c'è stato anche un po' per superarmi. A parte che poi con Super Clarkson non l'ho neanche preso, quindi lui mi ha superato, mi ha fiancheggiato, Super Clarkson l'ha preso. No, cosa? Cosa? È un hacker! Porca puttana, è un hacker! È un hacker! Cazzo, è un hacker! È un hacker, Yoshi! L'ho scoperto, cazzo! Guscio rosso e tre guscetti rossi! Ti ho fregato, Yoshi! Porca miseria, ti ho fregato! E questa la cercherò di portarla assolutamente a termine fino alla fine. Cioè, Yoshi, in ultima posizione, cosa aveva? Un guscetto rosso e tre funghetti. L'ho fregato. Questa la porterà a termine questa gara, tanto per portarti queste prove. Guarda, Yoshi, cosa hai fatto? Allucinante. Cioè, dietro di me, Yoshi, c'era solo Yoshi dietro di me. Guscio rosso in faccia e tre funghetti. Dove l'hai presi i tre funghetti, Yoshi? No, vabbè, questa è secondo me la prova che stavo cercando, guarda. Però sei stato un po' scemo, secondo me. Sei stato veramente scemo. Cioè, d'altronde era la prima curva. La prima curva e due power up. Fantastico, bello vincere così, Yoshi. Io la finirò questa gara, così lo vedrò questo cacchio di replay. Veramente è assurdo. Cioè, io lo potete vedere anche voi, ragazzi. Non sto vaneggiando, non sto accusando a nessuno. Tornate indietro nel replay. Era undicesimo, Yoshi dodicesimo. Mi ha lanciato un guscio rosso e mi ha lanciato anche, e poi ha preso dei funghettini rossi. Quindi no, dai ragazzi, ora obiettivamente è troppo chiaro. Cioè, Yoshi, ora lo finirò con i miei occhi, giustamente. La cazzata che hai fatto nel, proprio hai fatto una gran cazzata, te lo posso dire, ve lo chiaro e tondo. Cioè, proprio dietro di me, io ero ultimo, tu eri dodicesimo, mi lancio un guscio rosso e poi ti vedo apparire con tre funghetti. Ma sei proprio, sei proprio... No, basta, io non parlo più, perché mi devo tappare veramente la bocca, guarda. Me la devo tappare col cerotto, perché io veramente non ho mai visto una cosa del genere. Veramente, non ho mai visto una cosa del genere. Yoshi, veramente, io spero che tu mi darei una cacchio di spiegazione a questo punto. Ma questo replay non mi piace. Allora, tornate indietro all'inizio di questa live. Vedrete Yoshi che mi colpisce con un guscio rosso e poi subito dopo avere tre guscetti rossi, tre funghetti rossi. Non è assolutamente possibile al primo curva con un solo power up che ti dà il gioco. No, Yoshi, questo non me la conti giusta, assolutamente. E io voglio tornare, no, me la vedo questa, me la voglio vedere. Ragazzi, vedetemi tutti all'inizio. Cioè, veramente, guarda. Allora, me la sto rivedendo, ho fatto una partenza di schifo, no? Yoshi Taro secondo, no, eri ultimo, Yoshi Taro, ti ho visto, eri ultimo, ha preso un solo power up, dietro di me chi c'è? Yoshi con un guscio rosso e poi magia. Allora ero secondo, mi è uscito dal tartaruga, poi aspetto l'ultima posizione, torno indietro e poi ci testa indietro. Era l'unica risposta effettivamente che non avevo pensato. Era l'unica cosa che non avevo pensato effettivamente. Ah! Non avevo pensato che tu tornassi indietro, giustamente. Però il guscio rosso è partito un po' prima che tu prendessi power up, oppure c'è stato la retromarcia. Sì, l'ho letto, però boh. Vabbè. Comunque, nel dubbio, vedrò nel replay nel dubbio, perché no, sono curioso di vedere se sei, quando sei tornato indietro, perché io ho visto, cioè quello che ho visto era un po' allarmante, sinceramente. Te che mi lanci da ultimo guscio rosso e poi guscio e poi tre funghi rossi, così sembra abbastanza allarmante. Però se me la racconti che tu hai fatto il passo indietro, non posso dirti niente, assolutamente, che hai fatto gli smuggle, allora va bene. Però, insomma, cacchio, sembrava veramente troppo palese questa volta. Non riusciamo a incastrare Yoshi, c'è poco da fare, non riusciamo a incastrare neanche per scherzo. Ma comunque vedremo il replay, sperando che il gioco l'abbia salvata a questo punto. Settima posizione almeno per ora, vince il torneo ormai non si potrà assolutamente. No! Vabbè, basta, io non sto giocando più. Tanto finirò solo questa gara, in modo che si salvi il replay precedente.
Pazzesca questa cosa, è proprio ingannatrice questa cosa qua che è successa. Bella stellanza, fantastico, vediamo cosa riusciamo a fare, vediamo se riusciamo a recuperare. Io avevo capito, secondo me mi sono giocato il torneo semplicemente per dei fatti molto molto veniali, ovvero che io fossi partito male, tipo come ora, magari poi prendevo di smacco alla fine, potevo forse... Va bene, ok. Non sto neanche più commentando, perché tanto voglio solo finire questo torneo e basta. Sinceramente, no, la posizione è fantastica. Vediamo cosa riusciamo a fare. Incredibile, davvero. Qua succede ormai di tutto, di più sta succedendo praticamente. Questo è live stream dell'orrore. Accelera, 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 accelera. Pallottro Bill, ma neanche per scherzo, ma neanche se prendiamo in ginocchio. Sta arrivando un bellissimo Pallottro Bill dietro che si è subito spento in modo veramente vergognoso. Dai! Perfetto, sono caduto. Sono già caduto. Nona posizione, non mi sto neanche più giocando praticamente. Mi sto stancando veramente di questo gioco. Vediamo quando riusciamo a guadagnare. Non riusciremo a guadagnare niente, lo so. E infatti ci dobbiamo accontentare della tristissima nona posizione. Ma poi non ho capito, cioè Yoshi, tu partivi primo, perché sei tornato indietro? Cioè, piuttosto che fare una buona partenza, perché sei tornato indietro? Vabbè, comunque, dico che con me la connessione fa letteralmente cacare, questo a me lo conosciamo tutti, però... Non lo so, devo effettivamente controllare Yoshi Tali. Potresti aver fatto di smuggle assolutamente, però io da quello che ho visto io, giustamente ho visto una scena tipo guscio rosso e poi mi superi i funghettini rossi. Non lo so, poi perché ti sei fermato? Per colpirmi. Cioè, e questa allora avvale la mia teoria che voi giocate solo per colpirmi, porca miseria, è impossibile giocare con voi. Ma in realtà tornare indietro la corsa è la cosa migliore, tanto se parti primo finisci ultimo. Ma dipende da chi trovate, vero? Questo è anche vero. Io dovrei partire ultimo, sono convinto di questo. Infatti in questa pista, no, in questa pista non si può partire ultimo. Questa, purtroppo non tutte le piste lo consentono di partire ultimo. Ciao carissimo Luca. Se n'è andato anche lui, va bene. Ci vediamo alla prossima live, carissimo Luca Caltagirone. Secondo se devo giocare per essere accusato. Forse perché sei troppo bravo a questo punto, cosa vuoi che ti dica? Forse perché sei a un livello un po' troppo superiore? Cose che mi sembrano difficili da concepire. Potrebbe essere questa a questo punto, dai. Io d'altronde la vedi la mia situazione, no? Ogni due secondi mi colpiscono, non posso fare niente. Guarda, a questo punto mi ammuttino da solo, guarda. Mi buttano la cosa. Vabbè, niente, 12ª posizione, un casino veramente allucinante. Christian. Vi tolgo anche la soddisfazione, faccio retromarcia, guarda, così almeno... Guarda Monix! Ma l'hai visto? Ma, cioè, ma lo vedete cosa fate? Cioè, ora ditemi se si può giocare così, guarda. Anche Monix-san si ferma. Cioè, ora tu dimmi, Yoshitala, cosa dovrei fare secondo te? Io non capisco perché tutti voi vi fumate apposta per colpirmi. Se aspettate un worst moment resterete delusi, veramente, perché tanto non ve lo porterò, semplicemente perché mi costa tanto di fatica, quindi toglietelo dalla testa, se mi colpite per essere messi nei worst moment, toglietelo dalla testa perché non lo porterò, perché tanto è molto difficile, per me è molto dispendioso. Cioè, lo vedete cosa fanno? Cioè, si fece, io, Onyx-san, palesemente ha fatto la retromarcia, questo non lo fa solo lui, lo fate tutti. E questa è la cosa che mi dà più fastidio, perché le gare sono completamente falsate. Io potrei anche provare a vincere un torneo, però parliamoci chiaramente, si può fare con tutti quanti che mi colpiscono deliberatamente apposta? Non è possibile. Infatti questo è quello che mi sta facendo incacchiare di più. Poi se tu, Yoshi, Christian, Monix, siete tutti contro di me, mi fa semplicemente aumentare la rabbia, ecco. Poi mi fate uscire. Ma io ho saltato perché sono... Ah, è appena tornato! Luca Caltagirone è appena tornato. Vabbè, buon ritorno a questo punto, carissimo Luca Caltagirone. Ecco, io dico una cosa. Palesemente, non posso giocare. Cioè, devo fare qualche strategia per fare in modo che voi mi lasciate stare tutte le gare. Perché tu, Yoshi, Christian, Yoshi, Monix-san, poi chi è che mi colpisce? Simon, Aronan, pure ci ho provato a colpirmi. Cioè,
di tutte e di più, cioè non c'è nessuno che mi evita. È lo stesso, non... è impossibile, cioè metti senza oggetti, ma senza oggetti è brutto perché non è bello come una vera giocata, Yoshi. Il problema è questo. Io cosa devo fare per dirvi fatemi gareggiare? E soprattutto se uno mi deve colpire, ok, mi colpite. Ma non mi colpite apposta perdendo tempo anche voi. Cioè questa è la cosa che mi fa ingacchiare. Anche a te Yoshi. Ok, non hai usato gli smuggle, va bene, l'ho capito. Non hai usato l'hacker, ok, va bene, l'ho capito. Però anche tu che ti fermi apposta per colpirmi, già questo... cioè la dice lunga su come deve andare a finire il torneo. Ecco, io non lo devo vincere praticamente. Mi state dicendo questo, che io non devo assolutamente vincere un torneo, che ci può anche stare, va bene, perché magari non sarò la vostra bravura, la vostra altezza, però fatemelo almeno giocare dignitosamente. E non in continuazione le stesse scene che vi fermate, mi colpite, aspettate il momento per farvi due risate. Perché io non mi faccio due risate? Io vabbè, potrei anche farmi due risate, però poi diventa pesante, capito? Sì, va bene, ok, vabbè, ok, ne ha presi, vabbè, sì, non ci sono dubbi, ok, va bene, visto, allora ti chiedo scusa, assolutamente, però di una cosa non mi va giù, Yoshi Italia, di una cosa non mi va giù, ecco, che tu ti fermi apposta per colpirmi, questo te lo posso dire perché secondo me è un mio parere personale, come lo dico a Monix-san, come lo dico giustamente a Chris, come lo dico a tutti, è un mio parere personale e che questo secondo me non potrà essere tanto criticato. Che ti ho accusato come hacker, scusa, vabbè, te lo ripeto di nuovo. Però, cioè, io vedo sempre le solite scene, sempre le solite obrobi, sempre che vi fermate e vi colpite. Cioè, obiettivamente, un po' mi stanno stancando queste live, ecco, lo dico per lo chiedo tondo. Allora, no, Yoshi non è un hacker. Anche se sembra un hacker, ma è semplicemente più bravo degli altri. Finiamola, diciamo così, chiudendo in bellezza. Ma semplicemente io facciamo un torneo senza oggetti, ma pensate che cambi qualcosa? Cioè pensate che comunque non c'è qualcuno che mi spinge apposta nell'erba anche perdendo tempo? Lo stesso, è lo stesso, ve lo posso garantire che anche senza oggetti, facendo le partite senza oggetti, mi colpite lo stesso. Cioè nel senso, mi spostate verso l'erba, mi accompagnate di forza, lo stesso, le partite sono falsate, non si può fare niente. E infatti questo è quello che sto tanto criticando a voi, se proprio dovete giocare, ma almeno non colpitemi deliberatamente, se siete dietro di me, ok, se siete davanti di me, ok. Ma se dovete perdere tempo, e dovete, che ne so, far passare gli altri e fermarmi, fare marcia indietro, puntare dritto verso di me anche se andate fuori pista... non mi va questa cosa, ecco, non mi piace, non mi piace e non è divertente, né per me, magari sarà divertente per voi, ma per me non è divertente, veramente. Per me diventa solo un'agonia, un'angoscia, poi fate quello che volete, se per voi è divertente fate pure, ma non mi diverte, cioè, mi diverte fino a un certo punto. Una gara, uno in tutto il torneo ci può anche stare una gara di stronzate, però io ho visto le ultime 3-4 gare del torneo... palesemente la gente che si fermava, la gente che veniva addosso a me, quello col pallotto B che strezzava apposta, andava fuori pista, non gliene fregava un cacchio, l'importante è che mi colpiva e mi faceva perdere punti. Ho visto questo, ho visto, e questo non mi è piaciuto, ecco. Io vado, cerco una gioca, buon collegio allora. Guarda, Montewario, non guardo più niente, guarda, sono stanco, cerchiamo di fare, guarda, facciamo 6 gare. Segare senza oggetto, va. Come va va? Quello che succede succede. Tanto sono sicuro che anche se non ci sono gli oggetti, qualcuno mi spinge fuori pista, quindi è chiaro, è palese, no? È troppo evidente. 4 gare perché non ne posso più, dai, sono veramente stanco. 4 gare, sfida individuale, anzi a squadre. Vabbè, facciamo così, Yoshi Cristia contro Philips Romain e Moix. Vabbè, buona fortuna e in bocca al lupo a tutti. Se mi dovete colpire ditelo subito a questo punto, così almeno mi preparo psicologicamente. Gente che va a vedere il collegio, non ci posso credere, tutti i collegiali sono candidati. Allora giochiamo. Giochiamo, sì. Non mi ha fatto neanche scegliere carte, ok, va bene.
1, 2, 3, 4, 5, va bene, ok. Dai, qui giochiamo seri. Vabbè, ma d'altronde qui è un po' difficile colpirmi, dai. Mi preoccuperei tantissimo se mi colpiste anche qui, sinceramente. Mi preoccuperei veramente un casino. Anzi, diciamo che vi cercherei a 1 a 1 se mi colpite anche qui, che è praticamente impossibile se sono oggetti. Il gioco mi vuole anche bene, visto che mi fa partire ultimo. Very, very nice. Fantastico. 2, 1. Via, siamo partiti. Non commento, non commento. Cerco di non parlare. Allora, quarta posizione per ora, commenterò così ogni tanto. Mi sembra un po' difficile prendere quelli davanti, però vabbè, abbiamo capito che questa non è una delle mie piste preferite, quindi vabbè, pazienza, ci ho fatto male l'abitudine purtroppo. Mi sa che più di quarti non possiamo arrivare, secondo me. Va bene, l'abbiamo capito, almeno teniamoci la quarta, magari per le ultime gare che ci porteranno a uno schifo, ancora peggio sicuramente. È una di queste piste che ho fatto di meno, quindi secondo me non ci esce... Un podio non ci esce, ma abbiamo capito che non ci esce un podio, però facciamoci uscire un quarto posto, che sarebbe tanta roba. Speriamo che qualcuno faccia un errore a questo punto grossolano, ma è praticamente impossibile, visto che siete tutti bravi, bravi e misericordiosi. Misericordiosi non tanto, però siete assolutamente bravi. Dai, dai. Volo, volo dell'angelo. Quarta posizione sempre, si stanno allontanando. E di tanto si stanno allontanando addirittura. L'unica cosa che mi può restare è il quarto posto a questo punto. Vabbè, non lo porto a casa, un quarto posto sembra meglio di niente a questo punto. Non li vedo neanche più quelli davanti. Hanno praticamente già tagliato il traguardo quasi quasi. Yoshi, Christian, Ronan stanno praticamente finendo la gara con Yoshi in prima posizione, secondo Christian, terzo Ronan e quarto giustamente Filippo, che sta prendendo un pochettino comodo perché tanto ha capito che la quarta posizione non la potrà togliere nessuno. Ma la stavano pure togliendo, vabbè, facciamo perdere. Yoshi, Christian, Ronan e Philips. Monix è arrivato quinto, ovviamente con questa modalità non si troverà sicuramente bene, vabbè. Già siamo a un sacco di punti di svantaggio da Yoshi. Va bene, mancano tre gare. Ok. Facciamo... Facciamo un cambio, dai. Facciamo un cambio, facile facile. Difficile, difficile. Tutte le gare più stupide, tutte le piste più stupide, va bene. Neanche questa porteremo a casa. Era bellissima la pista, quella che abbiamo fatto io e Christian del Big Blue, era Mood City, non mi ricordo. Dove ce la siamo giocata testa e testa per un sacco di partite. Bella è stata quella, mi è piaciuta veramente un sacco. 2. No, via, siamo partiti. Un'altra fine orrenda che faremo sicuramente subito, abbiamo capito che faremo una fine da skip. Dodicesimo, va bene. Basta che fai un errore, giustamente va a finire a schifo in questa cacchia di senza oggetti. Ma lo sapevamo, quindi abbiamo corso il rischio di fare delle figure magre come questa di qua. Anche Christian non è che se la sta cavando tanto bene, infatti è solo davanti di me di qualche spanna. Sesta posizione. Niente, non stiamo facendo niente, anche Yoshitara sta vincendo questo in modo abbastanza tranquillo, abbastanza easy. Tutte le piste più brutte del mondo stanno uscendo, che palle veramente, che palle questo gioco assassino.
No, Mexana ha fatto un'ora così almeno lo posso superare, 200 km all'ora, giusto? Lo supero, vero? Ma manco per scherzo. Il gioco non me lo fa superare. Ci proverò di nuovo. Niente, niente da fare. Ah, adesso si è superato Monix. C'era una piccola possibilità di recuperare il terzo posto. Niente. Tram preso in pieno. Fantastico anche questo. Quarta posizione. Quarta posizione. Non si può recuperare niente in questa gara, è praticamente impossibile. Sto provando con tutte le forze, ma niente. Gli altri non fanno nessun errore davanti di me, quindi è veramente un po' difficile cercare di portare un terzo posto a casa. Di nuovo un quarto posto, mi devo accontentare. Va bene, ma male. Però ce lo otteniamo. Di nuovo Yoshi vittorioso. Cristian in un secondo, Rona per l'ennesima volta terzo. Almeno 18 punti ci siamo arrivati. Chissà cosa usciranno nelle prossime gare. Uno schifo, però vabbè. Siamo sempre 5. Boh, Mut City, la pista di Cristian. Abbiamo fatto delle battaglie veramente belle. Anche qua ci saranno schiaffi sicuramente morali da non dare a nessuno. Ma ho conosciuto meglio questa pista grazie a Cristian. Quindi secondo me lo riuscirò a battere. Secondo me è un buon casino, ma ci provo. Dai, 3, 2, no. Via, siamo partiti. So come prendere la prima curva. Vediamo. E infatti l'ho preso ingregiamente e mi sono portato comunque a fare un errore. Come ho fatto? Guarda come mi spinge Monixan. Guarda come mi spinge Monix Monixetto. Quarta posizione. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosina. Un po' difficile. Attenzione Cristian. Niente, subito persa la possibilità di recuperare qualcosa. Sbattuto nel paletto senza pietà. E siamo retrocessi ovviamente in quinta posizione. Giustamente prendo un kart che non gira. Non gira neanche per scherzo. E non vuole girare questo kart. Neanche se mi sgola veramente. Quinta posizione almeno per ora. Dai, 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 dai. Volo dell'angelo. Dietro non c'è nessuno, ok. Niente, a me è difficile recuperare tutto quello che abbiamo perso. Monixan forse lo superiamo, vero? Lo superiamo? Sì, superato. Siamo portati in posizione, quinta posizione almeno per ora. Dai che almeno il secondo posto, terzo posto si potrebbe fare in questa gara. Ma se, non fa, se fanno un errore forse si potrebbe fare un terzo posto. Dai, accelera. Dai che siamo avvicinati a Ronan e anche a Cristian. Forse ci può uscire un gacchio di podio. Non è assolutamente detto l'ultima parola. Non è assolutamente detto niente. Ultimo giro e siamo praticamente a un basso da Ronan. Vediamo se lo superiamo verso l'interno. Vediamo, superato e ci siamo portati per ora nella quarta. Siamo sempre quarti. Fatti superare Ronan. Ronan preso il boost. Abbiamo preso un boost e ci siamo ancora a ruota e ruota con Ronan. Ruota e ruota con Ronan. Speriamo di superarlo verso l'indiente. Niente. Altro errore cretino. Niente da fare. Quando facciamo ruota e ruota lo perdiamo sempre al 100%. Va bene, come non detto. Ron ha fatto un errore e conquistata però la terza posizione. Almeno un podio lo portiamo a casa. Almeno un gacchio di podio lo portiamo a casa. E Cristian sarà ondulato in modo veramente siderale. Vediamo se riusciamo a finire questa gara terzi. Ron è dietro di me. Mi sta ancora seguendo. Ma ormai non può nulla. Davanti al rettilineo finale. Allora lo possiamo dire. Terza posizione. Ok, dai. Ce l'abbiamo fatta. Almeno un podio incredibile. Yoshi ha dato la vittoria a Cristian. E Yoshi e Cristian sono primi e secondi nella classifica mondiale. Giustamente sono ancora sono terzo nella classifica mondiale. Mi sembra un miracolo di essere arrivato terzo.
Cancella. Cancella. Ma me ne ero accorto, Yoshi, me ne ero accorto che avevi dato la vittoria. No problem. Tanto ormai è chiaro il giochino che fate. Allora, 5 partecipanti. Dopo queste gare dominate, non avete capito che siamo semplicemente più forti non degli hack? Potrebbe essere, potrebbe assolutamente essere. Tanto, ricordiamo, non abbiamo trovato nessuna prova tangibile che loro sono hacker, quindi possiamo dire finora con tutta certezza che Christian e Yoshi non sono degli hack. Non ci sono state delle prove, giustamente, che l'hanno, diciamo, presi, e quindi non si può assolutamente accusare nessuno. Io farò una cosa, dalla prossima live smetterò di accusare, perché tanto alla fine qualcuno magari potrebbe esserci tra di voi, che ne so, potrebbe essere anche nessuno, però nel caso dovesse esserci qualcuno cercherò di cucirmi la bocca a questo punto, non dire niente, perché tanto alla fine non serve a niente, secondo me serve solo ad alimentare più che altro la rabbia nei confronti degli altri. Quindi la prossima volta che si dovesse vedere qualcosa di strano cercherò di non dire niente assolutamente. Anche dopo averlo controllato, cercherò di farmi gli affari miei, guarda, cercherò di portare avanti e tirare acqua solo al mio mulino, ovvero alle mie live streaming. Se poi volete fare quel cacchio che volete a me, più di tanto non me ne può fregare. Fatti prendere un boost, Ronanino, forse un boost non ce lo dai, infatti non ce lo dai neanche per scherzo. Io una gara vorrei provare a vincerla. Guardate, Ronan! Mamma mia, la connessione terribile di Yona veramente lo sta distruggendo a morsi. Seconda posizione, pure di lato si è messo. Seconda posizione per ora, Cristi è un po' distante. È difficile cercare di prenderlo, ma ci proverà assolutamente. Ha avuto una partenza molto più tranquilla, noi invece l'abbiamo avuta un pochettino più travagliata. Comunque, ovviamente non sono bravo in tutte le piste, ci sono più piste in cui brillo di più e in altre in cui brillo di meno. È giusto ovviamente sottolineare anche questo, che non gioco tanto a questo gioco, quindi il poco che gioco lo gioco principalmente con voi. Dai che qualcosina abbiamo guadagnata. Ultimo giro col saltellino, non so quanto è legale questo saltellino, però l'ho fatto. Ditemi se vi dà fastidio oppure... Ma perché la stronzata devo fare per forza? Siamo tracciati. No, la stronzata devo fare per forza, pazienza. Era una buonissima seconda posizione. Adesso pure Morixama ha superato. Fantastico, veramente. Va bene, facciamo una cosa. Finiamo questa tormenta. Tanto oramai sono le 10 meno un quarto. Wow, abbiamo tirato questa live streaming veramente per le lunghe. Neanche Morixama riusciremo a superare, evidentemente. Vola, 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 Monixano, ucciso dall'uovo. Grazie Monix per aver fatto un errore. Quarta posizione, arriviamo davanti al retrino finale, vediamo. Ma chi avrà vinto? Facciamo passare Monix, dai. Tanto perché sono in vena di grazia. Allora, ora Christian ha regalato la vittoria a Yoshi. O quasi, Yoshi ha vinto il torneo, Christian è andato secondo, Filippo è andato terzo. Vabbè, ok, fantastico, torneo veramente finito benissimo, devo dire. Una meraviglia veramente. L'unica cosa che devo controllare è se effettivamente ha registrato con un ottimo frame rate. Speriamo veramente di sì. Allora, bene, abbiamo straperso, giustamente, come giusto che sia. Allora, non c'è possibilità di rivalsa quando parli in questo live streaming. 36 punti, niente da fare. Ok, mi sa che adesso è il momento di chiudere. Sì, mi hai fatto passare, ti ringrazio, che prego, tanto ormai era tutto perso. Allora, possiamo concludere insieme questa live streaming, però adesso voglio far vedere tutte le volte che mi avete colpito in una maniera veramente allucinante. Tipo, faremo la giornata tipo per non dimenticare l'oscenità che ho visto praticamente davanti ai miei occhi. Vediamo se qualche gara... Quale gara ho salvato? Aspetta, qualche gara in cui mi avete veramente pestato tanto. Allora, queste sono le ultime 4.
Ok, poi questo sono il torneo precedente. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, questa magari è quella del torneo precedente. Vi farò vedere una gara in cui mi avete veramente, ma veramente fili 36 vittorie contro di te. Quando? 302 contro 12, contro 112. Non lo ripeterò più perché mi sto vergognando, assolutamente. Allora, vi voglio far vedere la triste gara di Philips 93 nell'elettrodomo. Ora, facciamo un countdown. Allora, questa è una gara importante che mi consentiva di vincere il torneo se fosse arrivato davanti a Yoshi di qualche punto. Adesso facciamo il countdown e vediamo quante volte sono stato colpito. E questa la faremo diventare la live per non dimenticare. Lo scriverò anche, diciamo, nel titolo, non è che vedete una cosa, vedremo tutte le volte che mi avete colpito, così almeno vi verrà un pochettino in mente lo scempio che mi fate passare ogni volta. Allora, partenza, ok, va bene così, andiamo avanti, banana, e subito colpite immediatamente dal Macho Man, e questo è stato il primo colpo di grazia che mi avete dato. Macho Man colpito, e questo è stato il primo colpo. Uno, countdown siamo a uno, ok. Andiamo avanti, quindi Macho Man, facciamoci i conti. Poi, funghettino preso, c'è qualcosa però che mi sta perseguitando, di maligno lì dietro. Eccolo là, eccolo chi è il maligno, Christian, secondo colpo dato, e non abbiamo neanche finito il primo giro. Sta andando una meraviglia questa, ma il primo giro è il migliore in assoluto. Due colpi, terzo colpo al volo, da chi non ho capito chi è stato qui. Aspetta, vediamo. Yoshi, ecco qua, perfetto. Yoshi mi ha colpito al volo, terzo colpo per Yoshi, va bene. Finiamo il primo giro con tre colpi dati, che non è male, dai, visto che eravate 30 contro di me, non è assolutamente male. Ok, iniziamo il secondo giro. Per ora sembra che vi siate messi tranquilli, siete appartati tranquillamente. Mi stava per prendere. Incredibile, è andata bene finora, è andata molto bene. Allora vi siete scatenati alla fine sicuramente. Tre colpi finora. Qua è un altro colpo, vero? Qua il colpo. Guscio rosso è arrivato non so da chi. E non lo scoprirò mai, sicuramente. Chi cacchio ha lanciato il guscio rosso? Vabbè, comunque. Da dove è arrivato? È arrivato... comunque dalla mia traiettoria. Quarto colpo. Siamo praticamente quasi alla fine del secondo giro. Fino a qua non sembra poi così un granché. Devo essere sincero. Qua c'è stata la morte di Yoshi. Bellissima questa scena. Altro power up, pianta c'è la presa, quattro colpi. Mi ha dato tantissimo oggi. Ok, dai. Anch'io l'ho dato tanto, mi ha fatto uscire i mostri dalla bocca. Quattro colpi dati, ma adesso il maestro si scatena qua. Qua, cosa cacchio mi ha colpito? Cosa mi ha colpito? Ecco, quella banana, perfetto. Quinto colpo dato da quella banana e l'ho capito solo ora che ho visto il replay. Vi giuro che fino ad ora non l'avevo capito. Quinto colpo dato. Vai. Vai che il miracolo si sta concretizzando. Poi. Sesto colpo. Ma poi dico già questa... Se ci fate caso, questa è la terza volta di fila che mi colpiscono in questo punto. E sempre con i gusci rossi. Che palle, veramente. Siete molto monotoni e ripetitivi, ragazzi. Comunque, questa è la terza volta di fila che mi colpite in questo punto. Sempre quando sono in volo, in modo che perdo più tempo. Sei volte colpito qua. Siamo a sei. Perfetto. Ma adesso ci sarà il colpo di grazia, giusto? Guardate cosa arriva. Una banana dal nulla. Guardate. Cioè, ma lo vedete? Le banane mi spuntano dal nulla. Settima volta colpito. E giustamente questo è stato sufficiente per fare in modo che Christian mi superasse e guadagnasse la terza posizione della classifica mondiale.
Beh, lo scempio è compiuto, ragazzi. Cosa volete che vi dica? Vi odio a morte. Avete fatto fino a un tavolo con 7 volte colpito. E la buona serata a tutti. Anche Carmelo Moro si è unito a noi alla battaglia avvelenata. Benvenuto anche a te, carissimo. Non verso il primo del blog. No, non lo faccio. Ho fatto 4 gare in mondiale. Ho avuto una sfiga assurda pure lì. Vabbè, comunque. Questa praticamente è stata la live per non dimenticare. E chi cacchio se lo dimenticherà una cosa del genere? Non lo dimenticheremo mai più, sono sicuro. E vabbè, basta, non ne posso più. Sto perdendo sangue dal naso. Comunque, io ho capito una cosa. Appena vi dico, io dalla prossima live streaming sarò un pochettino più zitto. Nel senso, se c'è qualche possibilità di vincere un torneo, non lo dico fino all'ultima gara. Se c'è qualche possibilità di vittoria in una gara, non lo dico fino all'ultima curva. Devo fare un pochettino a stare silenzio, perché a quanto pare queste cose vi urtano parecchio. Ok, va bene, io a questo punto chiudo definitivamente questa live streaming. Voglio solo provare una prova così veloce, per vedere la qualità di questo FIFA 20. Farò semplicemente una gara molto semplice, tanto per testare la capture card anche su questo gioco di calcio. Ma sarà una cosa che durerà al massimo 5 minuti. Ma se io si contenta una vittoria. Ah, vero. Il primo torneo Mascio l'ha vinto a pari punti con Yoshi. Vero, a pari punti con Yoshi, assolutamente. Ed è stato un torneo bellissimo dove io ho giocato fino all'ultima curva, fino a quando qualcuno mi colpiva a morte. Nome per la live. Ecco, decidete voi il nome a questo punto. Vi lascio libero arbitrio. Possiamo dire live per non dimenticare Mashe Yoshi vittoria contesa. Oppure la live della vergogna. Vabbè, live della vergogna ce ne sono tante. Potrei dire ditemi voi ora. Ditemi i vostri potenziali nomi per la live. E poi prenderò in considerazione quello più carino, diciamo. Vi lascio assolutamente libero arbitrio di dire quello che volete. Lo farò con una squadrona dei sogni. Allora, non mi ha fatto fare, ok, caccia all'inizio, dai. Ok, come faccio a fare il primo tasto? Ah, ok, va bene, è un po' confusionario, però vabbè. E pronto. Continua. Cosa devo fare? Oh! E dai! Come si gioca? Che palle! Non so neanche giocare. Continua. Oh, cacchio, allora. Allora. Fin hacker. Quello di prima cosa? Non per la live. C'è un Yoshi, una live bestemmia da, oppure quello di prima. Yoshi, il primo torneo era accettabile, il secondo non mi è andata bene. Il Paperopolis, ok. No, beh, Trapani secondo me è un po' da bestemmia. Facciamo il Milan, che secondo me è un po' più fattibile. Facciamo una partita tipo Milan Milan-Atalanta, dai, un classico dei classici. Tita. No, non voglio fare i tiri cretini. Voglio iniziare. Bel gol. Va bene. Ditemi come va. Fallito. Esatto. Purtroppo è fallito. Cacchio, ci possiamo fare. Allora ditemi come si vede, perché tanti sono sicuro che non si vedrà un granché. Però voglio un vostro feedback assolutamente. E ditemelo se la live streaming va bene di qualità oppure si sta piangendo veleno. Attenzione pericolo, parata straordinaria. Va bene. Ma che? Io sono il solito parafulmine. Io non ho capito, ma che difficoltà c'è? Forse è troppo stupida la difficoltà, vediamo. Professionista? No.
No, mi sembra un po' stupida la difficoltà. No, aspetta, la difficoltà non mi piace, è un pochettino troppo stupida, aspetta. Un po' troppo demente. Indietro. No, aspetta, aspetta. Facciamo... come faccio a uscire? Un saluto da Piero Non riesco a Giovanni. uscire, ragazzi. Datemi un consiglio. Non mi fa uscire. Full HD? Metti leggenda. E ci sto provando, ma non mi fa neanche uscire. Questa è la cosa vergognosa. Voglio uscire. Come faccio a tornare nel menu principale? Ah. Riflettore. Qualcuno mi Risultati su può dare questo un match di consiglio? campionato. Prima di cominciare, fatemi salutare il mio partner di telecronaca, Stefano Nava. Ciao Pier, sempre un piacere. Riprendi no. Replay no, dati partita no. Trainer. Come faccio a tornare indietro? Piacere sempre Non riesco a capire pronto. niente. Speriamo però di assistere ad Vabbè. una bella partita da commentare. No, è troppo Ancora semplice pochi difficoltà, istanti e neanche mi vengono comincerà la sfida fra addosso. Milan. Attenzione, Non mi occasione! vengono neanche Su! addosso. Russo! Non riesco a uscire, non riesco a uscire. Come faccio a uscire? Dove esci dal gioco? Non lo vedo. Dunque, calcio. Esci dal gioco? Ecco. Ah, devo uscire dal gioco per forza? Che palle, vabbè. Usciamo dal gioco. Voglio vedere se è veramente Full HD perché sono curioso. Voi come la vedete? Ah, apri la porta. Apri la porta era... Vabbè, lasciamo per... Allora... Non si può uscire, c'è il Covid, esatto. Siamo prima in quarantona. Si vede bene, ok, vabbè, dai, almeno è una cosa positiva. Ma qui se ne frega. Non tanto. Non possiamo fregarcene. Ma quando è lento questo gioco? Quando è lento? Ditemi voi quando è lento questo gioco, veramente è una cosa, una palla al piede. Allora, ora come faccio a cambiare difficoltà? Gioca, gioca, personalizza, devo andare su. Devo andare su impostazioni comandi, giusto? Impostazioni di gioco. Livello di difficoltà, infatti. Mettiamo. Campione, dai. So che sarà come sparare sulla Croce Rossa, ma metterò campione. Perché sì, dai, non ho mai giocato a FIFA, quindi quello che ci uscirà sarà sicuramente uno schifo. E visto che ho messo campione a questo punto, cercherò di fare... Ma quanto è fastidioso questo menu! Cioè, non avete idea di quando mi dia fastidio? Cercherò di fare una partita di... Serie C non c'è, vero? Volevo fare il Catania, vabbè, pazienza, non c'è il Catania. Facciamo Milan contro magari una squadra scarsetta di Serie A, tipo Brescia, dai, visto che ho fatto una difficoltà molto molto complicata. Bah, ci proviamo, vediamo che bene. No, anche io ci devo andare. Dobbiamo decidere il nome della live a questo punto, che non ho capito cosa dobbiamo mettere. Vabbè, schifo
tifo di tiro. Allora, vediamo come va a finire. Ciao carissimo, io ci vediamo alla prossima live streaming. Mi raccomando, continua a fare gli smago. Allora, dovrebbe andare, lo sapevo che manco il tempo e mi fanno l'app qua. La difficoltà praticamente è quasi massima. Sarà veramente difficile vincere. Va bene, ok. Ottimo intervento. Tiro abbastanza triste del giocatore del Brescia. Cerchiamo di riprendere la palla. Vediamo di fare un'azione contropiede. Abbiamo Suso. Suso che controlla la palla. Suso, fermati Suso. Passa da quello lì. Ottimo passaggio. Suso che passa immediatamente a lui. Paqueta. Paqueta. Niente. Paqueta si fa togliere immediatamente la palla. Ma poi se la fa scippare anche l'altro del giocatore del Brescia. Contropiede micidiale del Brescia. Fermato immediatamente da Rodriguez che ha il controllo della palla. Cerca di avviare l'azione del Milan che è un pochettino molto convulsa. Con il Brescia che continua a difendersi con tutte le forze possibili e immaginabili. Attenzione, con attacco micidiale del Brescia. Vediamo se riesce a difendersi il Milan. È un po' difficile, attenzione, intervento micidiale del difensore che sbaglia tutto in realtà. Dai, attenzione, sto cercando di fare un cross. Colpo di testa e palla fuori di poco. Il Brescia ci ha provato ad andare in vantaggio. Rivediamo anche dal replay. Guardate il cross perfetto dell'attaccante. Il colpo di testa che per poco sfiora il palo. Vabbè, comunque. Attenzione, no, no, troppo vicino. Oh, ci ha provato maledettissimo. Guardiamo, questa è la difficoltà praticamente quasi massima. Okay, grazie mille. Passaggio immediatamente a Musacchio. Palla Calabria. Calabria passa che sì, che sì, che cerca di inoltrare sulla fascia. Di nuovo a Suso, ma passaggio completamente sbagliato. E il Brescia il controllo della palla. Cercherà di involare l'azione per i suoi avversari. Bruttissimo fallo il giocatore del Milan. E l'arbitro non ha perso tempo da ammonire Bia. Questa ammonizione condizionerà. Giustamente. Ci mancava solo l'ammonizione. Rimediare un giallo dopo pochi minuti non è certo il massimo. Non è certo il massimo, infatti, sono assolutamente d'accordo di questo. Prendiamogli questa cacchio di palla. Attenzione, contropiede il Brescia. Parata miracolosa di Donnarumma. E mantiene viva la squadra del Milan, almeno finora, con un discreto 0-0 che sta veramente stretto. Ancora tirano dalla distanza. Ci sono provati in tutti i posti possibili e immaginabili, ma niente da fare. Il Milan resiste. Non ho provato neanche a superare il centrocampo. Ed è veramente una vergogna questa. Dai che facciamo un passaggio mitrande. Ottimo per Suso. Suso è praticamente... No! Maledettissimo. Intervento micidiale di... difensore del Brescia e ha ovviamente evitato il pericolo. Era un attacco micidiale del Milan, ma il Milan adesso di nuovo la palla. Vediamo se riuscirà in niente. Non c'è niente da fare, è praticamente impossibile. Calmati, calmati Philips. Ok, ragiona. C'è un bravissimo male, brutto per il suo passaggio. Non so giocare neanche a questo. Una vergogna. Proprio il più divertente, bello. Dove l'ho letto quel fumetto? Mi ricordo una volta. Forse aveva vinto. Mi sembra che aveva vinto il no, era vinto lo Coppa. Aveva vinto, mi sembra, una cosa del genere. Che spettacolo orrendo, veramente, questa partita. Cerchiamo di fregare la palla alla versione. No, contropiede micidiale. Svendato clamorosamente. Portiere alla palla del Milan, Calabria. Ottimo passaggio fatto male per l'altro suo compagno di squadra. Attenzione, ottimo intervento di Patrick, di Suso. Suso, contropiede, ma si deve per forza arrendere perché c'è il giocatore del Brescia che lo stava per braccare. Attenzione, deve ragionarsela bene. Deve ragionarsela bene. Passa dall'altra parte del campo. Ottimo contropiede micidiale. Attenzione, Rodriguez alla palla davanti alla porta. Rodriguez e la palla in rete. 1-0, Rodriguez in vantaggio. 26esimo minuto. Gol del Milan, in vantaggio, grandissimo gol di Rodriguez, ha tirato da una distanza veramente importante, molto defilata come potete vedere, e non c'è stato nulla da fare per il portiere. D'altronde la palla è entrata pure nel suo palo, incredibile, guardate il gol, bene, dai, non è male, ecco qua Rodriguez che festeggia. 1-0 del Milan con Brescia, al 26esimo minuto segna Rodriguez. Ottimo, almeno per noi cerchiamo di resistere. Ottimo, ottimo intervento. Attenzione, Luis Paqueta. Un altro errore clamoroso di Paqueta che continua a fare una strage praticamente lì davanti. Vabbè, errore su errore. Ancora passaggi sbagliati. Lì davanti stanno facendo praticamente la strage. Nel frattempo palla ai difensori del Brescia che stanno cercando di farla girare anche in tutte le zone del campo. Sono nella fascia laterale, cercano di costruire l'azione da lì. Sta volando verso la fascia del campo.
C'è nel frattempo De Sena che lo va addosso. Ok, Benanser del Milan. No, sono dalla parte sinistra i miei giocatori. Ok, sto facendo un po' di confusione. Dai che Suso, la passa Romagnoli, dai Romagnoli, cercato di giocare bene, bruciato, no, porca miseria, non ha fatto assolutamente niente. Clamoroso con il nostro campione Oliver Hutton, sì, assolutamente, il nostro campione del mondo, attenzione Luis Paquetá controlla la palla, se la fa fregare da De Sena, maledettissima assolutamente. Ancora il Brescia controlla la palla, il Milan che deve cercare di fare un pochettino di pressing, ma è un pochettino complicato in queste situazioni. Attenzione, Tonali davanti alla porta, fallo bruttissimo, bruttissimo fallo del difensore del Milan e calcio di rigore clamoroso. Questo non ci voleva assolutamente, ammonizione pure per, che sì, volevi dargli pure uno schiaffo a questo punto. Che palla veramente, va bene, speriamo di pararla a questo punto. Mi tuffo di là, dai. Ah, dalla parte opposta praticamente. Un gol per la Lazio. Mario Balotelli ha portato in vantaggio la parità col Brescia. Vediamo il gol. Praticamente portiere da una parte, palla dall'altra. Mario Balotelli che porta praticamente la sua squadra in parità. Peccato veramente, perché la stavo giocando, non dico bene, ma discretamente bene, almeno fino a un certo momento, prima di morire. Ok, perfetto, palla recuperata egregiamente. Attenzione, c'è Biglia che cerca di andare in fondo campo. Biglia, attenzione, Biglia è in fondo campo. Tende un cross, ma il difensore gli scippa la palla con la forza e la protrae in calcio d'angolo. Ottima possibilità per il Milan, magari riesce a andare in vantaggio. Attenzione, cross, colpo di testa, non riuscito, sventato dal difensore del Brescia. Rodriguez fa sulla fascia, Rodriguez cerca di fare qualche cosa di interessante, passa il pallone in questo momento a Benazer, Benazer nel limite dell'area, prova il cross, stroncato dal giocatore, ci riprova di nuovo, attenzione, cross in aria, niente da fare, continua il Brescia a intercettare questi passaggi. Figura per la Lazio. Christian, dimmi se la Lazio a questo punto è riuscita a segnare. Sarei curioso di sapere, mi sono perso le partite di Champions League, purtroppo. Attenzione, davanti all'area di rigore, cerca un colpo di testa, non è riuscito bene. Per ora i giocatori del Milan stanno difendendo abbastanza bene, a parte quella stronza. Che cretino, cretino veramente. Ok, ottimo. Sta sbagliando in questo momento anche il controllo di palla. Peccato veramente. Comunque finiremo il primo tempo con un buonissimo 1-1, che non è affatto male. E non riescono a togliere palla. Porca miseria, ancora che vanno avanti i giocatori del Brescia. Sono praticamente a fondo campo. Cross, attenzione! E Donnarumma blocca senza problemi. Che grande stronzata che ha fatto Donnarumma, servito. Ciao Alex, Sinigaglia. Sì, mi ricordo, mi detto, ho visto in qualche live stream precedente. Peccato veramente, perché il Brescia è andato purtroppo in vantaggio e si è portata 2-1 in questo momento. Un po' difficile cercare di recuperare, ma ci proverà assolutamente. 3 minuti di recupero e finirà questo primo tempo. Purtroppo dobbiamo finire con un 1-2. Fine primo tempo. Brutto veramente. Primo tempo divertente. 2-1, peccato veramente, dopo il gol il Milan si è praticamente addormentato, o meglio mi si è addormentato la mano e non sono più riuscito a fare un cacchio. E il 2-1 è assolutamente il riassunto di quello che è successo in campo. Un Milan abbastanza rimbando all'inizio, Brescia che poi ha tenuto duro e è riuscito a fare due gol abbastanza guarda che cretino, passaggio allucinante che ha fatto. Ok, bene, Rodriguez, che è perfetto, ottimo possesso di palla. Attenzione, Piatek controlla la palla. Piatek, errore clamoroso di nuovo del giocatore del Milan, sta continuando a fare continue stronzate praticamente. Cerchiamo di, a questo, ottimo errore grossolano, c'è la possibilità di contropiede. Attenzione, c'è Piatek potrebbe passarla al suo giocatore e lo fa. Attenzione, è in area di rigore, potrebbe fare un cross, fa un cross, attenzione, prova a tirare, ma viene intercettato dal difensore Donnarumma. Incredibile, ma vero, che adesso sta cercando assolutamente di attaccare e di portare in avanti i suoi. Il Brescia infatti si è portato subito oltre la metà campo, contro il piede micidiale. Attenzione, Donnarumma davanti alla porta e non riesce a fare niente, passaggio sbagliato per il suo compagno e il Milan respira meno per ora, perché può continuare a fare un'azione di contropiede a questo punto con buon capovolgimento di fronte. Attenzione, che sì, meglio che te la tieni lì.
Ok, fantastico. Ottimo passaggio per Calabria. Calabria sulla fascia. Calabria cerca di fare un cross, ma non ci riesce. Intercettato la difensore. Allenatore che ha scelto l'inserire. Ah, decisione che ci sta, la praticamente la squadra l'ha creata B59 Gamer. Difatti, se tu vedi nel link del video, non so se tu l'hai visto, sei praticamente il capocannoniere della squadra di B59 Gamer, dove praticamente ha segnato un sacco di gol. Tutti in onore di Mascio Mene. Addirittura tu sei a par condicio con Cristiano Ronaldo. Quindi sei talmente forte Mascio Mene e neanche nessuno lo sapeva. Questa è la cosa veramente incredibile. Io sono l'allenatore della squadra, che da quello che ho sentito mi stavano per esonerare, ma poi non so, hanno capito. Di attenzione, contropiede, errore, ma la palla è ancora lì, tende il tiro, parata clamorosa del portiere, incredibile tiro, si è allungato praticamente le altre due tacche e ha preso praticamente all'angolino. È iniziato benissimo questo tiro, ma il portiere ha detto no ad alta voce. Calcio in angolo micidiale, vediamo cosa riusciamo a fare. Attenzione, colpo in testa a rete, pareggio di Paquetà, 2-2, 60esimo minuto, colpo di testa e il pareggio del Milan è arrivato proprio quando nessuno se lo aspettava. Vediamo il cross micidiale e il colpo di testa di Paquetà, con un errore grossolano del portiere, giustamente, questo bisogna sottolinearlo tutto. 2-2, la partita è veramente interessante, sta offrendo tantissimi, diciamo, sorprese. 1-1-0, 1-1, 1-2 e poi 2-1, 2 pari nuovo del Milan. Continua comunque a attaccare il Brescia, continua a essere sempre invadente. Balotelli, palla Balotelli, si allunga verso la fascia, attenzione, la palla va fuori ma è stata deviata dal giocatore, dal difensore del Milan, quindi calcio d'angolo per il Brescia, che cerca a questo punto di segnare colpo di testa micidiale, ma la palla esce, ma non di molto, non di molto. Vediamo il replay. No, invece è uscito un po' di più di quello che pensassi, quindi niente. Ok, va bene, cerchiamo di portare avanti un'azione d'attacco, ovviamente sbagliando tutto, giustamente. Dai che questa la prendiamo come palla, fantastico, palla ciuffata. Errore grossolano ancora del difensore. Attenzione, contropiede micidiale del Brescia, intercettato miracolosamente da Rodriguez, che sta continuando a dare fastidio. La perde di nuovo il Brescia per pochissimo, non si riporta di nuovo in vantaggio. Praticamente quasi un rigore in movimento, buttato letteralmente fuori alle ortiche questa possibilità di andare in vantaggio. Ho visto un video. Ah, l'hai visto? E allora sarei sicuramente felice di vedere che B59 ha creato praticamente la squadra dei sogni. Siamo tutti, io sono un allenatore, ma mi ha fatto un pochettino standard, diciamo. Non ci assomiglio più di tanto, però è normale. Nessuno ha visto la mia faccia e probabilmente nessuno la vedrà. Attenzione, Balotelli nel rigore, colpo di testa, salvataggio miracoloso del difensore sulla linea. E il Milan respira, respira per ora, ma ci riprova di nuovo alla rete. Rete di Balotelli, 70esimo minuto, il Brescia si riporta di nuovo in vantaggio. Errore grossolano della difesa del Milan, che ha praticamente regalato a Balotelli la possibilità di segnare davanti alla porta. Peccato veramente. No, errore. Immediatamente subito all'inizio. Siamo a questo punto a riportarci di nuovo in parità. E il minimo sindacale, attenzione. Calabria sulla fascia. Vediamo se riesce a crossare. Errore di Calabria, ancora. Continua a sbagliare, ma ha recuperato la palla. Attenzione, ha recuperato la palla. Difensore che scivola, la butta in calcio d'angolo. Almeno per ora si è salvato. Almeno per ora. Palla nuovamente agli avversari. Attenzione, errore grossolano di nuovo nel Brescia. Ma si salvano come al solito in calcio d'angolo, perché si salvano sempre. Un'altra possibilità per il Milan è sulla fascia. Piatek cerca di fare cross effettuato, intercettato dal difensore del Brescia, che ancora si difendono con l'unghia e con i denti. Il Milan sta cercando di andare in vantaggio. Ottima scippata di palla, attenzione, se Benazer è cacchio, la passata schifo, però Benazer poteva fare decisamente di meglio. Benazer, ma ha fatto un passaggio veramente spiattelloso, ottimo. Va bene, ottimo errore. Vediamo se riusciamo a fare il contropiede. Niente, non riusciamo a fare proprio praticamente una mazza, assolutamente niente. Palla in questo momento del Brescia, che sta cercando di contrattaccare in tutti i modi possibili e immaginabili. Cambia fascia di campo. Attenzione, c'è in questo momento Donnarumma che passa la palla. Anzi, era Mustacchio che passava la palla a Donnarumma. L'arbitro prende provvedimenti. Riusciremo a vincere questa gara? È un po' difficile se non faccio qualche sostituzione. Buttiamo la palla in avanti, cercando la disperazione a questo punto. Dobbiamo fare qualche sostituzione, perché se non ce la facciamo allora
Facciamo entrare Borini. Çalhanoğlu al posto di Paquetá. E poi facciamo l'ultra offensiva assolutamente, perché così almeno non staccare la spina prima, abbiamo più possibilità. Allora, cambiato modulo, siamo praticamente attacco totale, neanche ultra offensiva, attacco totale, ci siamo completamente sbilanciando. Ma lo sentendo è quello di pareggiare questa partita che sembra mai persa. Attenzione, grandissimo intervento di Calabria, gli ha scippato la palla quando ormai era tutto perso. Ma continuano a fare errori là in centrocampo. I giocatori del Milan non sanno che pesci prendere. Ottimo intercettamento in questo momento. Vediamo se riusciamo a fare un contropiede decente. Attenzione, palla Biglia. Biglia la passa in questo momento a Rodriguez. Rodriguez la passa a Piatek. Piatek sulla fascia. Piatek tende un cross. Centra in pieno difensore. E calcio d'angolo, almeno per ora. Sostituzione per Balotelli, che viene sostituito, entra un altro giocatore. Attenzione, calcio d'angolo, colpo di testa, troppo telefonato. Il portiere Castaldello la para, non è Castaldello, chi è il portiere del, vabbè, lo scoprirò dopo sicuramente. Non so che portiere del Brescia, ma spero che lo scoprirò più presto. Ok, Brescia sta cercando a questo punto di portare a casa la vittoria, cercando di segnare anche il quarto gol e la chiuderà definitivamente. Sta provando, attenzione, Brescia sempre lì davanti. Attenzione, stanno praticamente facendo il casino tutti i difensori del Milan. Brescia, togliamogli la palla, siamo fregati. Grandissimo intervento di Donnarumma, la palla praticamente invendibile. Ok, calcio in angolo. Attenzione, Brescia che ci prova, palla fuori. 90° minuto, ultima possibilità a questo punto. O la va o la spacca per il Milan, per cercare di pareggiare una partita praticamente persa. Attenzione, contro per il micidiale. Attenzione, Rodriguez alla palla. Rodriguez controlla la palla. Rodriguez la passa a Benazer. Benazer cerca a questo punto di trovare il corridoio. Fallo, fallo clamoroso. Ammunizione giustissima, ma un pochettino spezzato il ritmo questo fallo. Era meglio che non lo facesse, secondo me. Giallo, sa. Benazer alla palla. C'è l'ultima occasione della vita, l'ultima occasione per la vita per Milan. Attenzione, c'è Rodriguez. Rodriguez fronte campo. Rodriguez sente il cross troppo sul portiere. E questo decreta definitivamente la fine di questa partita. Il Milan perde 3-2 col Brescia con difficoltà praticamente quasi al massimo. Ma chi se ne frega. Ho testato la mia capture card molto bene. Non hanno influenzato per tanto la partita. Forse addirittura hanno fatto bene. No, in effetti non giochi più a Mario Kart. Ho fatto una prova con la nuova capture card, quindi ho giocato a Mario Kart. Ho fatto Super Mario Maker 2 due ore fa oramai. Poi Mario Kart, adesso ho provato addirittura anche FIFA 20. Le ho provate praticamente tutte. Io a questo punto vi saluto, vi ringrazio per aver assistito a questa allucinante live streaming eterna. E ci vediamo al prossimo video, alla prossima live streaming, che non so quando sarà. Magari sarà più presto possibile, chi lo sa. Una buona serata a tutti.